Elisa? Credo di sì. Prima di cominciare, e comincio subito, ma vi ricordate che ieri sera, era durante il bis, credo, sì, il primo bis, il notturno di Chopin, ho annunciato che c'è un passaggio in quel notturno che anticipa in modo sorprendente una cosa che avevo suonato durante il programma. C'è qualcuno che mi può dare la risposta? Ah, ci vorranno molte lezioni in più. Dunque, grazie. Fine, un passaggio meraviglioso alla fine del notturno va... Forse vi ricordate un motif che ho suonato varie volte durante la scena delle nonne, innanzitutto, e va... Ovviamente gli accordi sono un po' diversi in Wagner, però almeno per me, forse perché sono, è una mia ossessione, ma io lo sento. Ok, ecco, ecco questo fatto. Io, prima di attaccare questo elemento analitico del Ring, vorrei finire un pochettino sull'argomento dell'altra sera, che è quello dell'influenza di Wagner, che farò molto in breve, però in termini abbastanza generali. E comincerò con la Francia. E la Francia è una situazione molto ironica, perché la Francia è il paese, cioè almeno Parigi, l'opera di Parigi fu sempre l'ultima di presentare le opere di Wagner. Le creazioni francesi, a parte Tannhäuser, dove Wagner aveva fatto una versione appositamente per Parigi, che poi... ci fu il famoso fiasco del nel 61, dopodiché e Lohengrin anche fu presentato all'Opera di Parigi, che Wagner è ancora in vita, ma il Ring, Maestri Cantori e ovviamente neanche Parsifal si potrebbe giustificare perché c'era il divieto. Fino al 1904 Parsifal era suonato solo a Bayreuth, perché c'era un divieto di suonare Parsifal fuori del festival di Bayreuth, divieto che è stato poi sfidato dalla Metropolitan a New York, e poi poco a poco hanno cominciato a suonare un po' dappertutto. Quindi a Parigi praticamente, persino Milano ha anticipato da 20 anni le creazioni delle opere principali di Wagner all'Opera di Parigi. Ma nonostante questo, a Parigi nasce veramente, in Francia, ma a Parigi in particolare, il wagnerismo, cioè, che nasce forse proprio lì. In parte, stranamente, per la faccenda del fiasco del Tannhäuser. Perché nonostante questo fiasco, che era in gran parte un fiasco orchestrato, è anche divertente leggere di questo episodio, Wagner aveva creato dei nemici, ma c'erano anche di mezzo elementi che non avevano proprio niente a che fare con Wagner. Però nonostante il fiasco ufficiale, Tannhäuser, in questa versione di Parigi, che contiene molti elementi tristaniani, e poi avevano suonato anche il preludio di Lohengrin e il preludio di Tristan in un concerto sinfonico, con la presenza di molti musicisti, Berlioz per esempio, e anche molti artisti, Baudelaire, che ha scritto il primo inno a Wagner, cioè il primo artista fuori dal circolo personale di Wagner che abbia scritto di Wagner come veramente un essere divino, un essere al di là dell'umanità, fu proprio Baudelaire, che purtroppo non fece in tempo di sentire molte cose di Wagner perché morì pochi anni dopo. Ma è così in Francia, poi già per esempio come l'altra sera qualcuno mi ha osservato, assolutamente giustamente, Carmen di Bizet fu attaccato in modo anche feroce, questo del 69, per essere wagneriano, perché Bizet, poi che anche lui poverino è morto subito dopo, aveva ascoltato abbastanza Wagner per aver capito qualcosa,
Nel frattempo poi abbiamo Mallarmé, i simbolisti. Mallarmé non ha sentito una nota di Wagner forse, e non credo che Mallarmé, se avesse sentito Wagner, ne avrebbe capito granché. Ma Mallarmé era preso dall'idea di Wagner, l'unione delle arti in particolare, ma tutto il simbolismo dei vari elementi, l'idea di cose che, di cui lui aveva letto, che aveva capito forse solo in parte, ovviamente influenzato anche dall'estasi, dal delirio proprio di Baudelaire. Quindi crea la prima società wagneriana a Parigi e poi da quello comincia un po' il wagnerismo francese, innanzitutto basato su Tristan e Parsifal, che avevano sentito solo in frammenti, a parte quelli fortunatissimi che avevano fatto il pellegrinaggio a Bayreuth e che sono stati loro i primi di chiamarlo proprio pellegrinaggio, si dice ancora. E poi, poi c'è la famosa conversione di César Franck ai concerti di Lamoureux. Lamoureux che è un impresario che aveva i concerti domenica pomeriggio in una sala enorme nel Bois de Boulogne, che non esiste più, e che presentava sempre i frammenti orchestrali di opere di Wagner, che lui è così. Romain Rolland anche gli scrive da ragazzo la scoperta di Wagner come una forza mistica e misteriosa. È così che la Francia in questo periodo, negli anni 80 innanzitutto, diventa veramente la culla dello spirito, della passione wagneriana. È sempre verso certi elementi, il misticismo sensuale, sì, ma mistico, che fascina i francesi. In Germania invece Wagner ha avuto stranamente, almeno all'inizio, meno influenza, e quello che ha avuto è soprattutto sul carattere folclorico, la mitologia, la riscoperta della mitologia, ahimè anche il nazionalismo, che già alla fine dell'Ottocento comincia ad andare in direzioni, diciamo, pericolose, e poi la rivalutazione del mondo, che è una cosa anche nazionalista in sé, il mondo barocco, il mondo del corale, cioè che Wagner aveva fatto nel Maestro dei Cantori, che poi viene riprodotto in tantissime opere di cui oggi praticamente conosciamo solo Humperdinck, Hansel und Gretel per esempio, che è ovviamente un'opera assolutamente wagneriana. Difatti Humperdinck era un assistente di Wagner a Bayreuth. Humperdinck è l'unico compositore che ha lasciato tracce proprio nelle partiture ufficiali di Wagner, perché durante le prove di Parsifal hanno trovato che non c'era abbastanza musica per finire la transizione di scene, perché c'è, non so, nel primo atto, anche nel terzo, ma nel primo atto c'è quel momento quando le scene si devono spostare senza che il sipario si chiuda, e era troppo lento per la musica, quindi lui ha aggiunto 4 battute di musica. Io credo che sia solo campane, ma insomma, comunque è qualcosa. E difatti anche Humperdinck ha scritto, quando noi sentiamo versioni di passaggi di varie opere di Wagner che lui non ha fatto in tempo o non aveva voglia di preparare versioni particolari, spesso per esempio il finale del Viaggio al Reno, di Götterdämmerung, che sentiamo in versione orchestrale, è stata scritta proprio da Humperdinck, per così dire. In Italia l'influenza è stata anche fortissima, però con un carattere molto particolare. E lì lo vediamo innanzitutto con i veristi. Difatti i veristi erano tutti attaccati per aver abbandonato lo spirito, la cultura italiana, la tradizione dell'opera italiana, per seguire questo straniero, questo tedesco. E questo è un momento di grande nazionalismo italiano, subito dopo la unificazione, il risorgimento, eccetera, eccetera. E Ponchielli, ma poi innanzitutto Puccini e altri, erano tutti grandi wagneriani. Puccini è andato varie volte a Bayreuth. A loro interessava l'uso dell'orchestra, la passione, l'erotismo, il cambio, cioè il cambio del modello, cioè opera come composizione continua e non come una cosa divisa in numeri, che ormai nessuno faceva. E poi il caso di cui ho anche accennato di Verdi, che è molto particolare, perché Verdi in vecchiaia ha covato una passione straordinaria per Wagner, ma molto in privato, e difatti molte testimonianze di questo amore sono state pubblicate solo molto recentemente, innanzitutto nelle lettere a ricordi, e questo ha
una spiegazione anche emotologica, perché Verdi attaccava, criticava molto forte. Verdi non era uno di usare mezzi termini, quando diceva una cosa lo diceva in modo anche salato, che i suoi connazionali avevano abbandonato le tradizioni italiane per Wagner, e quindi non poteva mica confessare pubblicamente che anche lui adorava Wagner. E difatti, per quello che quando l'unica opera di Wagner che Verdi ha visto è stata a Bologna, Lohengrin, che lui è andato incognito, si è nascosto, eccetera. E nonostante tutto, credo che nessuno sapesse che c'era. È riuscito. Però fece mandare, spedire da ricordi tutte le partiture, persino Parsifal. Difatti, c'è un passaggio nell'Otello, quello ripetuto 3 volte. Prima del bacio, ogni volta che dà il bacio, si sente. Sposa, prima di ucciderti ti baciai, blah, blah, blah. E questa è una citazione del Parsifal che fa. È proprio una citazione. E per tanti anni mi domandavo com'è possibile, perché Verdi non avrebbe potuto conoscere Parsifal. E poi ho saputo che 2 anni prima lui ha avuto la partitura, quindi è un piccolo omaggio, se vogliamo. Non sto dicendo che Verdi è un compositore wagneriano, per questo no. Perché per esempio Falstaff non vedo, a parte sì, l'uso dell'orchestra, la mancanza di arie, di terzetti, di quello sì, quello sì. E invece anche in Italia, nello stesso spirito, come influenza abbiamo scrittori tipo D'Annunzio, che è grande wagneriano, che ha scritto anche un racconto che nessuno oggi legge, che è proprio Wagner, che è proprio preso da Wagner, con un suicidio alla fine che dovrebbe evocare la fine del Tristan, eccetera, eccetera. Ma lì è tutto sesso e violenza e passione, insomma, è un Wagner molto italiano e molto superficiale, devo aggiungere. Sì, a parte influenze anche negative, come nel caso di Nietzsche, negative nel senso che all'inizio Nietzsche è forse il più fervente degli ammiratori di Wagner, e forse insieme con Liszt quello che lo aveva capito meglio. E poi Nietzsche è anche il primo di fare un'azione che moltissimi hanno fatto dopo, quello di staccarsi con violenza, quindi cominciava a scrivere cose terribili contro Wagner, come Wagner è una malattia. È la malattia dell'Europa. Poi invece nell'ultima opera di Nietzsche scrive anche che si considera fortunato di aver vissuto allo stesso tempo di Wagner, e che tutto sommato la vita era vivibile, era possibile solo perché c'era stato lui. Quindi una cosa molto, un rapporto complicato. Ma secondo me, e questo vedremo un pochettino alla fine stasera, gli attori che hanno veramente capito Wagner in un altro senso da tutto, uno di cui non era neanche un wagneriano, non credo che gli piacesse in modo particolare la musica di Wagner, sono Proust, Thomas Mann e Joyce. Joyce è quello che non credo che Joyce adorava la musica, ma non aveva, credo che Madame Butterfly era probabilmente l'opera che gli piaceva di più, o anche Martha di Flotow, cose molto più leggere, diciamo. Ma hanno capito Wagner in un senso molto diverso. Ecco che volevo finire questo argomento. Ora vorrei parlare di una situazione molto paradossale. Ho detto l'altro giorno che su di Wagner hanno scritto di più che su qualsiasi altro compositore, questo è sicuro. E credo si potrebbe dire su qualsiasi altro artista. Credo che nessun artista, né Dante, né Shakespeare, né Goethe, né nessuno, ha una quantità di libri di ogni genere quanto Wagner. Non credo che ci sia neanche paragone. Ma stranamente ci sono pochissimi libri validi sulla musica di Wagner. Innanzitutto libri tecnici, ma libri validi sulla musica di Wagner, comunque anche non tecnici. E questo è interessante. In parte ci sono vari motivi per questo problema. Un problema di questo è che, come dicevo ieri sera, altro ieri, Wagner ha scritto tutti questi saggi. E i saggi spesso rivelano cose importanti, ma spesso anche creano mistificazioni o confusioni, perché i saggi non sono descrizioni di quello che ha fatto, ma sono ricerche a spiegare a se stesso quello che sta per fare.
Quindi sono qualche volta molto indicativi dello suo spirito d'anima, ma non come descrizione di un'opera fatta. E difatti sono molto meglio come descrizione delle cose che lui voleva fare, voleva cambiare. È così da prendere come le cose che lui voleva cambiare, gli aspetti negativi, le cose che non gli piacevano. Per quello sono anche interessanti. Ma quello, secondo me, troveremo tantissime volte autori anche importanti, anche autorevoli, musicologhi, altri, anche Newman, biografi che attaccano Wagner, criticano Wagner perché dicono che ma lui tradisce i suoi principi, o lui ha dimenticato i suoi principi, o lui è confuso, ma semplicemente perché loro hanno dimenticato che questi principi non esistono per Wagner. Lui scriveva queste cose un po' per sfogarsi e poi ha scritto l'opera d'arte. E che spesso l'opera d'arte ha poco a che fare con quello che aveva scritto. E questo è il fatto. Il secondo problema è un problema proprio dell'Ottocento. E l'Ottocento è il periodo quando l'artista, in tutta la storia umana, ha preso più questa posizione del demiurgo, di una qualcosa di divina che doveva, che no, e non, no, no, cioè le ispirazioni arrivavano dall'aldilà, così come una forza. E quindi è il momento quando, a grandi differenze dal Novecento per esempio, ma anche dal Settecento. Nel Settecento c'era la mania del manuale, dell'enciclopedia, come facevano in Francia, quindi volevano riscrivere tutto. Invece Ottocento gli artisti non parlavano dell'opera. Sì, è vero che Wagner lo fa in questi saggi, ma non parla in questi termini, in termini precisi, cioè in termini di come avrebbe composto. Questo deve essere questo mistero. E difatti Wagner è sempre molto contrariato quando qualcuno cerca di spiegare dei suoi amici. Quindi anche questo è un problema che abbiamo poco. Abbiamo una cosa di Wagner, e arrivo a questo subito, che è anche molto interessante e molto significativo. L'abbiamo solo come reazione quasi di disperazione, che purtroppo è stato completamente ignorato da tutti. Perché il grande problema della critica musicale di Wagner comincia con un personaggio veramente squallido, che si chiama Hans von Volzogen, che è un piccolo principe tedesco, è diventato un amico di famiglia, che faceva parte di quel mondo terribilmente antisemita e di destra, reazionario, di amici di Cosima, che è entrato un po' nel circolo di Wagner, non musicista, cioè idiota musicale, che ha inventato la parola leitmotiv. Credo che tutti voi, tutti che hanno sentito una nota di musica di Wagner, hanno sentito la parola leitmotiv. Leitmotiv, motivo è motivo, motif è un'idea musicale. Leiten, che è un verbo, menare o collegare o legare, cioè motivo che lega la musica al dramma in genere. Wagner non ha mai adoperato questa parola, lui invece parla di motivi, di motivi plastici, come diceva l'altro, di Grundthemen, di teme di base. Questo sì, dice Urthemen, che sono Ur significa sì, originale, Ur de Caldee, sì, eccole. E Volzogen, con fervore straordinario, ha creato un giornale wagneriano, Bayreuther Blätter, Foglie di Bayreuth, che poi è stato pubblicato fino alla Seconda Guerra Mondiale, credo, e che era un po' la Bibbia per i wagneriani, per questo circolo di wagneriani, quasi tutti cretini completi, devo dire. E che Wagner, ora che hanno cominciato a pubblicare qualche lettera che è scappato alle mani della Cosima, cioè le persone che avevano la dacia di non dare a Cosima le lettere e che hanno tenuto sotto sigillo di per 100 anni, quindi sono stati pubblicati solo di recente, si vede che Wagner, difatti, Volzogen lo chiama solo scimmietto, solo e sempre così. Ma Volzogen cominciava di elencare i leitmotiv del Ring. Qui parlo innanzi non solo del Ring, ma parlo ormai stasera parlo del Ring. Caso particolare perché il Ring è particolare. Prima perché Wagner ci ha messo 26 anni della vita per la composizione, perché sono 15 ore di musica,
cioè ha un volume, e poi l'importanza personale. Il ring era un po' la missione di Wagner, cioè una missione interrotta perché poi l'ha ripresa. Prima per la rivoluzione e poi per la creazione del festival, se vogliamo, per Bayreuth. E questa idea di Volkswagen, che poi è stato ripreso da tantissimi altri autori, io di persona posseggo almeno una ventina di libri così, guide all'ascolto delle opere di Wagner, in tutte le lingue possibili, di Lavignac, di tanti altri, di Becker, che contengono queste tavolette qualche volta che si aprono un po' come un non so come si dice, fisarmonica, giusto? È così che si vede, dipende di quanto sono, hanno voglia di trovare, insomma, quanti vogliono andare nei dettagli di nominare ognuno che trovano, 60, 90, 100, 200, 300 leitmotivi con nomi molto precisi, fantasiosi, qualche volta come il desiderio di viaggiare di Siegfried, voglio nominare uno molto particolare, il riconoscimento della razza, ecco, questo è uno bello, e tanti tanti nomi per cose precise, e hanno fatto queste tavolette e che danno un'idea molto precisa di come è la composizione del ring. Qual è il segreto del, cioè Wagner, che arrivo subito, Wagner aveva già espresso, aveva detto nei saggi che lui vuole cambiare completamente la forma dell'opera. Come prima di Wagner le opere consistono di un numero di arie, di scene, cioè con cavatina, cabalette o altre cose, interventi del coro, e poi trii, quartetti, duetti, eccetera, eccetera, connessi con recitativi o accompagnati, o prima Mozart secchi, i recitativi sono accompagnati dal clavicembolo, e così un'organizzazione di numeri. E Wagner, questo tutti avevano capito che questo l'aveva cambiato. E allora l'idea che Volkswagen e tutti i suoi hanno dato di quello che, come l'ha cambiato, è che Wagner dice che voglio scrivere il Ring, allora scrive il poema, e poi scrive 100 o 200 o 300 motivi e fa una specie, sai, non so se ci sono in Italia, queste pitture che danno o ai ragazzini o ai vecchissimi, dove ti danno una cosa così con numeri, tantissimi numeri, e ad ogni numero tu devi mettere un colore. E alla fine c'hai un quadro, insomma, un finito. Cioè una procedura così, e così Wagner metteva il motivo qualche volta facendo qualche bella carina combinazione, e forse sì ogni tanto una transizione perché non si può fare altro, e basta, cioè così il ring, la forma. Questo ovviamente è idiozie, ma idiozie credute fermamente più o meno da ancora oggi, da un numero sterminato di grandi wagneriani. Ovviamente non ha niente a che fare, e Wagner stesso a un certo punto, perché avevano cominciato che lui è ancora in vita, lui che ormai era malato e sempre più rinchiuso, ha reagito e ha pubblicato una lettera, lui stesso, nel Bayreuther Blatt, in questo giornale, protestando, non poteva, quelle persone erano necessarie per lui, per soldi, perché cercava disperatamente i soldi per i festival, che la prima edizione aveva perso tanti. E dice che sarebbe forse molto più servizievole, interessante e funzionale, anziché cercare sempre alla ricerca di nominare motivi nuovi, che di trovare connessioni tra di essi. E lui fa un esempio molto, molto banale, no, molto significativo, anche se molto semplice. Dice che, per esempio, è interessante vedere che nel Rheingold le fanciulle cantano. E che dopo, quando Alberich ha fatto il ring e bacia l'anello per fare una cosa terribile ai suoi schiavi, si sente molto più lento. Per far capire la somiglianza, ho suonato 10 volte troppo veloce questo. Ma. In Götterdämmerung invece, quando c'è Hagen che complotta la morte e l'istruzione di Siegfried, sentiamo.
è che lui dice che uno studio in quella direzione sarebbe molto utile e molto fertile. Purtroppo l'hanno fatto, difatti, e tutte queste guide, queste tre cose hanno nomi diversi. Cioè, uno è il motivo della gioia delle fanciulle da reno, il secondo è il motivo del potere da ring, e il terzo è il motivo del complotto di Hagen, o del Hagen maleficio, anche si dice, Hagen malvagio, Hagen qualcosa del genere. Sai, perché non so, questi. E, ok, questo è un problema. Devo dire, tornando un attimo al problema del nome, del motivo, anch'io uso spesso certi nomi di motivi. In parte perché è una grande facilitazione. In parte perché, per certi motivi, i veri motivi importanti, cioè quello che Wagner chiamava i Grundthemen, le cose di base, il nome stesso non è un'etichetta, ma è quasi un simbolo in se stesso. Cioè, se io dico il ring motif, il motivo dell'anello stesso, quello è un simbolo di un tipo di musica, di un tipo di una parte importantissima del dramma in tutto. Quindi è in sé, non è un'identificazione tipo perché Debussy che prende in giro Wagner dicendo che ogni personaggio va in giro col suo motivo come un'etichetta scritto sulla giacca, che Debussy sapeva benissimo che non era così, però a leggere le descrizioni è così, che ogni cosa ha così la sua etichetta. Questa non è l'intenzione di Wagner. Poi la situazione diventa più complicata ancora, un altro motivo perché i libri sulla musica di Wagner sono così scarsi. Negli anni 20 arriva un certo, che nessuno di voi conoscerà, credo, una volta era molto famoso, Alfred Lorenz. Qualcuno qui conosce questo nome? Alfred Lorenz era un tedesco musicologo che probabilmente e giustamente era un po' ripugnato da questa situazione di questo numero sterminato. Guarda che non avete idea di quanti libri del tipo Volkshagen che ci sono, centinaia. Ognuno aveva l'elenco corretto. Ah, non è il desiderio di viaggio di Siegfried, ma il desiderio di vedere fiumi nuovi. Insomma, proprio non esagero, insomma, così. Lui ha pubblicato una serie di volumi su ogni opera di Wagner, volumoni, e col titolo generale Die Geheimnis der Form von Richard Wagner, il segreto della forma di Richard Wagner. E lui ha una teoria che lui segue quasi battuta per battuta, che le opere di Wagner sono organizzate intorno a tonalità. E il movimento tra tonalità e tonalità è una cosa molto, molto, molto complessa, molto tedesco, e è sempre più o meno seguendo le forme generali che si chiamano le forme bar, che sono le forme tradizionali delle canzoni medievali tedesche, una forma proprio tedesca. E Lorenz, che era un nazista, aggiungeva perché chi non capiva, chi non era in grado di seguire i suoi ragionamenti, era perché non aveva lo spirito ariano. È così. Però, nonostante questo, tutti quelli che sapevano vagamente che Wagner non poteva essere come descriveva i libri tipo Volkshagen, hanno preso alla lettera. E se noi leggiamo musicologie degli anni 30 e ancora anni 40, accettano Lorenz come un po' il Vangelo, insomma, come, ecco il segreto della forma di Wagner. Il problema, a parte il razzismo, eccetera, è che quello che descrive non ha niente a che fare con quello che noi sentiamo e proviamo in teatro. Per esempio, lui descrive certi atti intorno a tonalità che non si sentono. Io da musicista non riesco a capire, non sono ariano neanche, ma sono completamente non logici, non hanno una logica musicale, una logica concreta. Poi, dopo la guerra, cioè c'era con la rivalutazione di Wagner, che è stata anche dura e penosa perché la famiglia Wagner si era coperta di fango nazista,
comincia la rivoluzione contro Lorenz. E difatti hanno respinto completamente tutto quello che diceva Lorenz, che anche questo forse non è vero, che Lorenz probabilmente aveva ragione, che bisognerebbe studiare un po' l'uso di tonalità di Wagner, che lui è troppo sistematico, troppo testardo, troppo tedesco in questo senso, però probabilmente c'è una certa validità in questo approccio. E comunque sia, è solo dagli anni 60, gli anni 50 sì, un po', ma gli anni 60, che si comincia a studiare la musica di Wagner in modo serio. Che sembra abbastanza. Io ho scritto questa tesi, che è la base di questa conferenza, nel 76, e molte delle cose che dico sono state dette anche dopo, ma tutto sommato non tanto. Oggi come oggi ancora, tra le migliaia di convegni su Wagner, conferenze su Wagner, seminari su Wagner, eccetera, neanche il 5% sono sulla musica di Wagner. Sono sulla sociologia, la politica, la storia, la paranoia, e questo è strano anche perché io immagino che nel mondo c'è o c'è stato qualcuno che arriva a Wagner perché è affascinato da, non so, dai saggi o dalla letteratura o dalla politica, ma credo che quasi tutti, almeno nella mia esperienza, tutti amano Wagner per la musica, insomma, qualche volta si ama Wagner nonostante tutto il resto, per la musica, e quindi è strano che non si parli della musica. Io ora parlo della musica. Dunque, cominciamo con quello che Wagner dice che non vuol fare, che vuol cambiare. Lui dice, i problemi dell'opera che noi abbiamo ora, e questo lo dice in questo periodo molto critico di Wagner, tra 48 e 51, quando è stato espulso dalla Germania, è in Svizzera, non sa cosa comporre, la rivoluzione è un fallimento, cioè i suoi amici poi hanno fatto, quelli che non sono in carcere, hanno fatto una specie di patto col diavolo, lui è proprio in crisi. E scrive tutti i suoi saggi, quasi tutti i suoi saggi più importanti, anche se sono sempre importanti in modo relativo, come ho detto. E dice, prima di tutto, le opere sono cattive, o sono limitate, o sono da cambiare completamente, perché la musica delle opere non ha un carattere drammatico, o non ha un carattere drammatico preciso, perché non prescinde dalle esigenze drammatiche, ma prescinde o da convenzioni, tipo c'è la cavatina, c'è l'intervento del corista o del comprimario, c'è la cabaletta. Allora la persona che sta per morire comunque deve alzarsi per fare 5 minuti di trilli, di fioritura e di eccetera, per forza. O innanzitutto delle esigenze del cantante. Dice che strano, un'opera d'arte, una forma di arte, dove è proprio l'esecutore che comanda tutto, cioè che l'opera è costruita intorno alle esigenze del cantante di farsi brillare e non alle esigenze del compositore o del drammaturgo o della società, ma solo della cantante. E dice che quindi è musica non scritta appositamente, e difatti lui dà come esempio una cosa che in quell'epoca era comunissimo, forse molto più comune di quanto voi non possiate sapere, di sostituire scene, duetti, trii, cabaletti, tutto, da un'opera a un'altra, anche da un compositore a un'altra, normalmente da un'opera all'altra. Compositore come Donizetti, anche come i Verdi, era comunissimo. Cioè molto perché alla fine cambia molto poco, un'area vale un'altra, insomma, un po', sono tutto più o meno, sai. Poi, allora, musica non drammatica. Secondo problema, non è la migliore musica. O è una musica talmente confinata dalle esigenze di forme così rigide, di duetti, di cavatine, di trii, che devono avere misure di 8 più 8 più 8 più 8, tutto così rigorosamente, non è drammatico, certamente, non segue il dramma, ma non è neanche buona musica, cioè può essere anche gradevole, può essere carina, ma è molto limitata. E che dice, allora, ma cos'è la buona musica? La buona musica è Beethoven. Ecco, Wagner dice che qui che sì, c'è altro, Bach e Chopin e Mozart, ma l'esempio che ci ha dimostrato la potenza
della musica, la sua possibilità emotive, le sue possibilità drammatiche, le sue possibilità spirituali è Beethoven. E perché la musica di Beethoven, dice Wagner, è così potente, così spirituale, così forte, così vivente? Perché è organico, non consiste di 10 o 20 o 40 o 60 piccoli numeri divisi, ma no, è basato su 2 o 3 o 4 pochi temi che si sviluppano, che hanno un rapporto organico e vivo uno con l'altro. È questo che dà alla musica la sua vivacità, la sua potenza. Ecco. Allora dice, vuole scrivere un'opera o le opere che ha musica di carattere profondamente, proprio radicalmente drammatica, che segue il dramma nel modo più diretto, che anzi non solo segue, ma che è il dramma, spesso il dramma interiore, quello che sente i personaggi, o anche come coro greco, cioè quello che l'ironia greca, della tragedia greca, quello che sappiamo noi che non sanno loro. L'orchestra ci dice quello che loro forse non sanno. E nel senso beethoveniano, cioè di creare una specie di sinfonia. E questa è la base di tutto per Wagner. Come lo farà non ce lo dice, o ce lo dice molto male, o ce lo dice non come lo farà. Però dice questo, che deve creare momenti, e questa è una descrizione di quello che Volkswagen chiamerà leitmotiv, che le parole, dice, non segue assolutamente, entreranno nella testa dell'ascoltatore e che rimarranno per il resto dell'opera, e quando risente la musica che è stato detto con queste parole, l'ascoltatore si ricorderà di questo momento e che lo porterà dentro il dramma. Questo è un po' il nucleo. Non è quello che lui ha fatto. Perché, prima di tutto, solo nel Rheingold, e solo pochissime volte, sentiamo i motivi la prima volta come parole. E poi, solo, e questa è una cosa molto fondamentale, nel Ring ci sono molti leitmotivi, certamente, ma pochissimi sono di quel carattere dove si può identificare cosa sono musicalmente e cosa è la loro associazione drammatica, cosa significano. Qualcuno c'è, cioè se sento... Io so che si parla o che sta per arrivare una valchiria, e il significato non cambia, o cambia solo in modo molto indiretto, e certamente la forma musicale non cambia. Ma temi come questi sono eccezionali. E allora si arriva a un nuovo problema. Se i caratteri dei leitmotivi è che sono non stabili, che sono in evoluzione continua, che tutto il gioco, e questo Wagner lo descrive abbastanza bello, la potenza viene nella contaminazione di uno con l'altro, nel rapporto che creano tra di loro, e che sono in continua evoluzione come forma musicale e come associazioni drammatiche, e che rimane solo abbastanza perché noi comunque facciamo questo collegamento. Un collegamento che, come vedremo dopo, è più importante nel tempo che non nell'oggetto. E beh, questo veramente l'ha capito Thomas Mann e Proust, forse meglio di tutti gli altri, che innanzitutto la funzione del leitmotiv in Il Ring è uno temporale, del tempo, di creare un ragnatello, lavarinto, complicatissimo, cioè impossibilmente complicato, di riferimenti nel tempo, dal presente al passato e dal presente al futuro. Mi anticipo perché è troppo bello, la definizione migliore del leitmotiv nel Ring, perché nelle altre opere di Wagner ognuno ha una funzione diversa, quindi io parlo ora solo del Ring, che ha le sue esigenze molto particolari, perché 15 ore e perché l'azione ha luogo in un periodo di forse, non so, millenni. Insomma, dalla prima azione di scritta, che sarebbe quando Wotan va a bere dalla fontana divina dalle acque per avere la saggezza per fare la lancia, e così uccide l'albero del mondo,
non so come pronunciare in nordico, i gradisello, qualcosa del genere, alla fine passano certamente, non so, migliaia di anni. Quindi per creare questo mondo enorme, Wagner ha bisogno di risorse particolari. Thomas Mann definisce così il leitmotiv. Il leitmotiv è la formula magica che permette all'artista di creare un senso del presente da volume e spessore a ogni secondo del presente, di quello che stiamo leggendo, quello che stiamo sentendo, perché quello è il nostro presente perché contiene un riferimento continuo e multiple con tanti passati e tanti futuri. Che noi esistiamo in un senso di questo è il presente solo perché siamo in riferimento col passato e col futuro. Questa concezione è più novecento, e difatti Mann l'ha fatto nel novecento, però questa è l'idea principale di Wagner nel Ring per il leitmotiv. Quindi quando io ho fatto la mia tesi, volevo semplicemente studiare un motivo, un elemento, e vedere cosa succede durante il Ring, e poi di cercare di trarre certe conclusioni da questo. E volevo evitare due problemi. Un problema è il problema che faceva Volkswagen, cioè di dividere praticamente ogni piccolo frammento di musica diventa un leitmotiv. Se basta che fosse ripetuto due o tre volte e quello ha un'etichetta e ha questo nome. Questo ovviamente è ridicolo. Però c'è un altro pericolo che è diventato più moderno, più nell'epoca dopoguerra, negli anni 50. C'è anche un termine, sempre in tedesco con Wagner, Beziehungszauber, bellissima parola. C'è qualcuno che capisce? Beziehungszauber. È l'incantesimo di rapporti, sì, di relazione, esatto. Perché? Allora, anziché dividere i leitmotiv in 200, 400, 700, 1450 diversi, e c'è quello di trovare punti in comune per ridurli al massimo. Cioè, è di cominciare, c'è la magia di trovare proprio rapporti per unire. Il problema è che diventa molto, molto facilmente una procedura riduzio ad absurdum, come si dice in latino, so che diventa dove si finisce. E quindi io volevo due cose. Volevo prendere un elemento musicale molto preciso. Cioè, perché è vero che ci sono tra i Grundthemen, i temi principali del Ring, quelli veramente importanti, hanno un carattere molto fondamentale della musica. Le scale, l'accordo tonale, l'accordo di settimo diminuito, nono diminuito, questo accordo, i rapporti medianici, noi chiamiamo a terzo grado, come questa relazione di accordi. Questi sono, difatti, sono tutti questi sono, ho suonato in una versione, ma questi sono talmente vaghi e talmente larghi che è quasi impossibile definire dove ferma, cioè è troppo facile mettere tutto dentro, quindi volevo prendere qualcosa di molto preciso, che le possibilità sono molto più limitate. E poi volevo prendere qualcosa che non aveva un'etichetta leitmotivica, perché volevo evitare di trovarmi nella situazione di essere costretto di seguire una linea già prefatta, una linea già stabilita. Non volevo trovarmi nella situazione di quelli che dicevano Wagner ha dimenticato. Perché, e guarda, anche oggi ho visto recentemente una pubblicazione che dice che Wagner si vede che nel Götterdämmerung ha dimenticato quello che significava questo passaggio nel Rheingold perché non è consistente. Ma queste sono balle, eh? Questo veramente non è possibile. Wagner non ha dimenticato. Se forse è cambiato, è trasformato. Uno degli elementi più interessanti nel Rheingold, anzi, è che non c'è solo l'evoluzione della musica e l'evoluzione dello stile di Wagner attraverso 26 anni, 26 anni sono tanti nella vita di un compositore, ma anche l'evoluzione dell'atteggiamento di Wagner verso il suo proprio materiale. Anche questo fa parte, ma non ha mica dimenticato. Cioè che lui guarda il materiale con occhi diversi e usa in modi diversi.
Ma questo è un fonte di grandissima ricchezza, è un elemento unico del Ring, che non si trova forse in nessun'altra opera d'arte, o in pochissimi, perché c'è non solo l'elemento del 15 ore di musica e millenni di tempo passato, ma anche 26 anni della vita del compositore. Quindi ci sono tanti, tanti elementi diversi che creano. Quindi io ho scelto un elemento molto preciso che solo in una forma è un leitmotiv, cioè che ha un'associazione molto chiara, che si può dire quello significa questo. Questo non è che io non credo, o che molti credono, che questa idea ha un significato nel Ring, anzi sono convinto che lo abbia, ma non è una cosa... Per esempio, questo elemento è stato identificato da tutti, anche da Volkswagen, e Volkswagen appare come 10 o 12 motivi diversi. E poi moltissimi lui non ha trovati, cioè che lui ha, o non ha trovato, probabilmente nel suo caso non ha trovato. Nel caso di Newman, per esempio, che è stato il primo grande biografo di Wagner, che ha anche scritto delle guide, dice che ma questo non significa niente, Wagner è una formula inutile che Wagner ripete senza sapere cos'è. Che anche questo trovo che è abbastanza ridicolo. Cioè innanzi un compositore tedesco che usa materiale senza sapere cos'è mi sembra molto difficile. Quindi ho scelto per questo. Dunque, andiamo, ora vado al pianoforte. E abbiamo il primo esempio. Quello che ho preso per questa analisi è questo, e lo chiamo cellula. Lo chiamo cellula semplicemente perché in sé non è un leitmotiv. Contiene leitmotivi, o almeno un leitmotiv, funziona insieme, cioè in rapporto con tanti motivi, ma in sé non è un leitmotiv perché non ha un'associazione chiara. Ecco, è questo. Questo esempio, difatti, stranamente è leitmotivico, quello ha un'associazione chiara, ma perché è molto chiaro come queste quattro note. La situazione tipica è di cominciare con questa dissonanza che va verso una risoluzione, ma questo non è per forza così, ci sono tantissime possibilità. E quindi volevo proprio prendere questo come un esempio molto preciso. Allora, proviamo, ora seguiamo un pochettino come l'abbiamo nel Ring. Andiamo secondo, pagina 22. Questo è un passaggio nel mezzo della prima scena. Le tre fanciulle del Reno stanno prendendo Alberich in giro e fanno accrescere sempre più la sua rabbia, la sua come si dice in italiano questa parola? Dio mio, si vede che non mi è mai capitato. Desiderio sessuale, è sempre frustrandolo però. Quattro note, che è una cosa che passa inosservato. Qui devo dire una cosa importantissima, cioè non importantissima, ma però molto caratteristica. Ogni singolo motivo importante nel Ring appare nascosto molto prima che lo sentiamo in forma riconoscibile. Perché? Secondo me per vari motivi. Innanzitutto per un motivo molto particolare. E quello, torniamo un pochettino a quello di Thomas Mann, quando dice che è presente solo perché è passato. Perché quando sentiamo questo o un altro in una forma più chiara, più dichiarata, a qualche livello del nostro essere lo riconosciamo. Non è sentire, è riconoscere. E quel riconoscere per Wagner è importantissimo. Anche importante per Wagner. Wagner parla moltissimo non solo di Erinnerung, di ricordo, ma di Ahnung, che è una parola terribile da tradurre. Ahnung significa presentimento, cioè il senso di qualcosa che sta per venire, che sta per succedere. E quindi dà anche questo, che in qualche modo l'ascoltatore dovrebbe sapere che, in questo caso non si sente così, nel prossimo sì invece, ma in molti casi abbiamo il senso che sentiamo qualcosa di importante anche se non capiamo cos'è. Ecco, questo, anche per questo motivo. Questo è quasi, se vogliamo, una formula di far sentire gli elementi in forme nascoste prima che escano in forma definitiva.
Ok, andiamo qualche pagina un po' più in là e abbiamo un passaggio di grandissima importanza nel Ring, perché è il primo passaggio cromatico in tutto il Ring. Siamo sempre nella prima scena e Alberich è frustrato perché tutti e tre l'hanno respinto, l'hanno umiliato, l'hanno, e lui di fatto canta Vea, vea, ahimè, ahimè. Ora nel minore, può essere maggiore o minore, questa. Lo sentite tutti? Una cosa che vorrei dire ora subito. Stasera sarà molto diversa dalle altre conferenze e io farò di tutto per non essere troppo tecnico o complicato, ma se non capite qualcosa ditemelo e cercherò di spiegare, per favore, perché non vorrei cominciare a parlare di cose che non capite. Questo è veramente quello del presentimento dell'Anu, perché è un momento molto importante nel Ring. E difatti, subito dopo lui, difatti, e questo è anche importante per un altro motivo, che subito dopo questo lui maledice l'amore, rinuncia all'amore e lo maledice, e ruba l'oro del reno, e poi lo trasformerà nell'anello di potere. E anche crea un'associazione importante, perché le associazioni motiviche in Wagner, nel Ring, in Wagner, sono molto più elastiche e molto più larghe che non in una sonata di Beethoven o in quartetto di Barton, perché c'è tutto questo elemento del dramma. Basta che si sentano insieme due cose, o si sente in contrasto due cose, o che c'è confusione, questo molto tipicamente wagneriano, tra due cose, e che ha creato un legame per sempre. Quel legame non può andarsene, perché rimane nel ricordo, è tutto nel tempo. E allora abbiamo che questo, che sentito così sembra così sublime, insomma, beato quasi, invece ha come radice all'inizio questo vea, vea, ahimè, ahimè, qualcosa di sofferenza. E questo è molto importante. Andiamo avanti, ora siamo nella seconda scena e abbiamo uno dei errori classici in Wagneriani, c'è Freya, la dea dell'amore e anche della primavera, che fugge i giganti, come si chiamano? Fasolt e Fafner? Giganti si dice. Sì. Che perché lei è stata promesso loro come pagamento per la costruzione del Valhalla. Questo credo che sentite abbastanza chiaramente le quattro note. E qui è attaccato a che è notoriamente il tema di Freya. Quindi abbiamo già il legame tra questo la nostra cellula, ormai la chiamerò così, e Freya, questo personaggio che tutto sommato è anche dea dell'amore. E qui ovviamente angosciato, agitato, eccetera, perché sta fuggendo. Questo da Volkswagen, questo è stato nominato, etichettato, fuga, il leitmotiv della fuga. Se voi cercate nei vostri libri, guidi della musica del Ring, questo qui avrà un nome, motivo della fuga, ma non è così. È la seconda parte del motivo di Freya, diciamolo così, perché Freya è anche dea dell'amore. Andiamo, pagina, dove siamo? Sì, 24 ho già fatto, sì, quindi pagina 27. E qui sentiremo che questa cosa diventa molto più flessibile, cioè non sono neanche esattamente le stesse note, ma noi ci ricordiamo e quando sentiamo facciamo il collegamento, cioè credo che ognuno faccia questo collegamento.
Dopo ci sarà ancora un'estensione più strana, ma più anche significativa. Alla fine abbiamo sempre questa cellula attaccata sempre a questa salita arpeggionica, insomma, che sarebbe associata con Freya. 29. A qui abbiamo il momento più importante di tutta la musica di Reingold. Cioè Reingold innanzitutto introduce idee che poi verranno sviluppate. Difatti Wagner non chiama mai il Ring tetralogia, siamo noi che chiamiamo, lui lo chiama trilogia con Vorabend, con sera preparatoria, sì, che è interessante come nome. Questo sarà, quindi a un certo punto arrivo alla fine della pagina e devi girare alla prossima, questo è continuo. Questo è molto difficile suonare, quindi chiedo un po' di pazienza. Allora, cosa sentiamo? Sentiamo all'inizio esattamente quello che abbiamo sentito nella prima scena. Cioè, quando Alberich fa Veia, tira, pira, paritana, una volta solo, no, due volte lo canta. Qui invece abbiamo tutto molto più agitato e ripetuto tantissime volte. Abbiamo questa discesa di semitono che è un po' in tutti i ring è generico per l'angoscia, anche questo è Gisualdo, questa è una formula musicale non wagneriana, e poi è seguito le stesse note, non solo i stessi intervalli, ma proprio le stesse note, comincia ora molto veloce, ripetuto. Poi sentiamo un sacco di altra musica che è attaccata, non ho tempo di andare nei dettagli, ma ogni cosa che viene sentito insieme con questo rimane nella nostra testa, conscio o inconscio, e quindi il legame c'è. Legame c'è, per esempio, che è un'altra cosa, e anche innanzitutto, quello sentiremo ancora. E poi, alla fine, siamo pagina 10 ora, la seconda riga dell'esempio musicale. Non lo vedete? No, scusa. Siamo ancora a pagina 30. Pagina 30, sì, dove eravate, la seconda riga dell'illustrazione, la seconda battuta, ok? Questo è nel minore, vero? Ora è lento, all'inizio è veloce, ma qui è molto lento, è molto potente, c'è tutta l'orchestra che suona, fa molto effetto, non si capisce cosa significa, non è un leitmotiv, no, o comincia a prendere un certo significato forse, ma non si capisce. E questo proprio, tutto questo è la musica della discesa nel Nibelheim, quando Wotan e Log vanno giù ad Alberich di cercare di rubargli l'anello, l'oro. Alla fine, andiamo a pagina 33, alla fine della scena, quando hanno catturato Alberich, difatti, quindi sono riusciti, sentiamo questo. Stessa cosa, cioè, quindi, e questa è una tecnica molto molto tipica nel ring, cominciamo a capire certe cose della forma del ring, vero? Che una scena comincia e finisce, in inglese diciamo bookends, cioè le cose per tenere i libri, come si chiama in italiano? I fermi, sì, ecco, i gemelli, così, perché così si mette tutta la scena così tra
e che dà un significato, cioè questa scena significa questo, non sappiamo esattamente cosa significa, ma significa questo, come il significato globale della scena. Andiamo ora a pagina 34, dove ci sarà, credo, sì, no, solo 34. Ora salto, sono nel secondo atto di Valkyria, e Wotan comincia il suo monologo, quando lui racconta a sua figlia le cose la sua disperazione, perché lui si trova così disperato e così in situazione impossibile. E questo è l'inizio di questo, Endloser Grimm, Ewiger Grimm, rabbia infinita, angoscia eterna, insomma, sentiamo un passaggio molto complicato che comincia prima, ma cerco di cominciare qui. Ma senti che lui canta, lì ci sono tanti elementi, ma quindi esattamente le stesse note della fine, cioè della seconda parte della salita dal Nibelheim, della terza scena, e andiamo a pagina 35, e verso la fine del monologo di Wotan, cioè della parte quando, di confessione, sentiamo, questo è un po' più lungo. Cosa che è anche importante, ma mi fermo. Quello che abbiamo sentito alla discesa a Nibelheim. E sono esattamente le stesse tonalità, solo alla rovescia. Quindi Wagner ha creato un parallelo straordinario tra la confessione di Wotan e la discesa di Wotan a Nibelheim, quella scena, la terza scena. Cioè, anche qui lui ha messo, inizio termine, questo tema lento nel minore. C'è però qui una grande differenza, perché quando sentiamo questo secondo atto di Valkyrie, come vedremo ora, significa qualcosa per noi. Non è più una cosa che sentiamo, sappiamo che significa qualcosa perché è così importante, ma non abbiamo un'associazione, avremo ora un'associazione. Ok, andiamo 38. Ok, torniamo un attimo per finire Rheingold. Ecco, questo è importante anche per l'associazione. Alberich sta dicendo a Wotan, questo prima che loro lo catturino, quello che è la sua visione di un amore, di un mondo senza amore, un mondo dove l'amore è completamente bandito, ci sarà solo rabbia, violenza e avarizia. E, allora sentiamo. Ha cominciato con questo, non lo sta cellula, e poi seguito con quello che abbiamo sentito per la prima volta, la scena quando Freya che fugge, ora tutto contorta. Ok, ora invece andiamo a 41, allora siamo nella Valchiria. Verso l'inizio della Valchiria, quando Sieglinde trova Sigmund arriva in una casa fuggendo durante una tempesta violente, trova la campana in mezzo alla foresta, entra perché è disperato e si butta per terra e si addormenta esausto. E Sieglinde, che è la padrona di casa, lo trova e è pieno di compassione per lui, gli offre da bere. E si sentiamo questo. Come vedete ho messo A e B, perché qui lui aggiunge, cioè, e poi aggiunge un
un aggiunto, un variante cromatico. Quel variante cromatico diventa certamente un leitmotiv che associamo sempre e comunque con l'amore tra Sigmund e Siglinda, perché lo sentiamo così in un modo talmente chiaro che l'associazione è chiarissima. Deriva dalla cellula. Ok? 44. Io ripeto una cosa che abbiamo sentito prima nel Rango, perché voglio dimostrare ancora il rapporto. Questo. Questo di Freya. E che tutti questi strumenti prima, che poi sentiremo in modo molto bello e indimenticabile la Siegfried per introdurre tutta la scena della foresta, i famosi che si sente anche qualche volta in versione orchestrale, che sono una serie di violoncelli soli. E questo che ho suonato ora, il momento dello scoperto dell'amore tra di loro, è anche violoncello solo. Quindi un elemento che Wagner adopera moltissimo, che è stato molto trascurato negli studi, Boulez ha parlato molto di questo, è l'uso dell'orchestra, perché anche la voce orchestrale ha un ruolo importantissimo nell'associazione, cioè il colore del suono. Ok, andiamo avanti. Ah, siamo a 44, vero? Ho saltato, è per quello che ho suonato uno che non c'era, e per quello che era talmente meglio mettere i numeri, non i numeri delle pagine. Ok, no, volevo, questo è un'altra cosa interessante. Torniamo a 44, siamo a 44, scusate. 44, quell'altro che ho suonato è anche importante, tenetelo per voi. Ma questo è, anche siamo di nuovo nel Rheingold, è una frase che canta Fricka, la moglie di Wotan, lamentandosi che lui non sta mai a casa, che non lo ama più, praticamente. Quest'ultimo è un motivo importantissimo, infatti, ma è l'inizio. Ancora questa idea che Wagner ci ha fatto sentire la cosa prima, non è che lo sentiamo la prima volta, l'abbiamo già sentito, anche se non ci ricordiamo, è entrato nella nostra... E con un po' la stessa associazione. Quello è un tema d'amore. E lei parla dell'amore che Wotan non ha più per lei. Ecco. 46, sì, questo è come un esempio tra i tanti. Questo primo atto è assolutamente annegato nella mia cellula, cioè il primo atto di Valkyrie è dove la cellula è ovunque, perché è l'atto di amore, cioè comincio seconda battuta. Di grandissima tenerezza nella scena tra Sigmund e Sieglinda. Allora, abbiamo ancora questa frase, quella originale della dea della primavera, difatti parla della primavera, e poi abbiamo questo, e questo è come fare di attaccarlo, di fare una sequenza di quello. Sì. Così, è una tecnica musicale molto comune. Ok. Anche questo è importante. No, per le associazioni con motivi importanti, tra gruppi di motivi importanti, tra quello che io considero come famiglie di motivi. Ok, 48. Ok, siamo. Thank you.
lì, lì ci sono, c'è veramente moltissimo materiale. Ma quello che vorrei fare, innanzitutto sentire, prendiamo anche l'altro esempio sulla pagina. Qui sentite molto, molto chiaramente la, la, la cellula. E quella prima che abbiamo qui, quella, quel, quel salto di un sesto, che è un elemento importantissimo nel ring, che anche ha un significato drammatico, motivico. Questo è un motivo, chi ha a che fare, non, non, preferisco non entrare, non, non vale la pena. Ma insomma, per dire che lui comincia a creare in questi passaggi un legame drammatico e di associazione anche con di memoria tra la nostra cellula e questo, questo salto di un sesto. Ok, 51. Ah sì, questo semplicemente, già senza sviluppo ci sono, l'elemento del tempo è comunque importante nei, nei motivi. E questo è un po' il genio. Come Wagner ci fa sentire il passare del tempo come proprio trattamento. Cioè del tema, non come collegamento, ma proprio qui abbiamo questo tema d'amore in pieno amore, che sono innamorati e proprio sì, hanno scoperto questo amore. Comincio la terza battuta, pagina 51. Si sente prima B e poi A, ma è la stessa idea. Allora, qui invece, pagina 52, siamo nel Siegfried e Mima, in un momento molto commovente, racconta a Siegfried la morte di sua mamma. Che la sua lui trova sua mamma morendo e partorendo, lui l'aiuta nel parto e poi lei muore. E sentiamo... e si sente il passato, cioè nel colore dell'orchestra che non posso riprodurre completamente, ma si sente, non è più ha questo colore, questo sentimento di una cosa che si ricorda con tristezza, cioè che, però che si ricorda del passato. E poi invece da Götterdämmerung, della marcia funebre, che ho suonato ieri, anzi questo qui. Si sente ancora, non è uno sviluppo esattamente, ma ora è un altro tipo di ricordo, un ricordo elegiaco, un ricordo eroico, quasi tragico, cioè di una cosa completamente cambiata. E queste sono cose, questa è la magia della composizione, se vogliamo, che non è una tecnica in sé. Ok. Spero di non aver messo questo, oh, peccato, perché troppo, no, non lo suono, è troppo difficile, ma, però 54 suono invece, no, non faccio il primo esempio, ma faccio invece il secondo, quello in basso. Questo è l'inizio del secondo atto, cioè il preludio. Il primo atto finisce che loro, come dice George Bernard Shaw, dice che il sipario cade appena in tempo, cioè per, nel senso che loro sono pronti, diciamo. Okay. Questo è l'inizio del secondo atto. No, basta. Allora, abbiamo ovviamente, che faccio vedere, in la nostra cellula. Sì, destra. Questo è la nostra. E stranamente ci ricorda moltissimo l'atmosfera che abbiamo sentito la prima volta, quando
è diverso un pochettino, ma ancora molto agitato. Non abbiamo più invece cioè l'elemento di fly, abbiamo invece questa che ha a che fare con la spada, con l'eroismo, con tutte altre cose, ma però è questa stessa idea. Il ritmo poi, no, spero di non aver messo questo, no, non messo. Il ritmo poi introduce poco a poco quello che sarà la cavalcata delle Valchirie. Perché lui comincia a ripetere questa. Che entra per la prima volta alla fine di questo preludio. Ok, il prossimo è il 59, vero? Qui siamo alla prima scena del secondo atto della Valchiria e Fricka, c'è la grande la confrontazione tra Fricka e Wotan, suo marito, e Fricka demolisce un po' i programmi di Wotan. Wotan che ha quest'idea che suo figlio farà quello che lui non può fare per patto, per contratto, per legge, lui che regna con le leggi, non può contraddire la propria legge, che lui ha fatto questo accordo per pagare l'anello e non lo può prendere indietro. Quindi lui crea un eroe che farà per lui quello che lui non può fare. E lei fa vedere che questo è un inganno, perché non è veramente libero. E lui lo fa perché Wotan lo prepara tutta la strada, gli dà la spada, gli dà, insomma, tutto è fatto per lui perché lo fa. Però nel centro di questa scena, Fricka ci fa vedere un pochettino perché lei fa questa azione, perché lei è sempre così frustrata. È frustrata perché Wotan ha fatto questi figli con un'altra donna, ha fatto la più o meno abbandonata. Qui abbiamo un pochettino una situazione mitologica molto comune. Lei è regina delle dei, ma è anche una moglie abbandonata. Questo diventa un'aria quasi, devo dire, che è una piccola clausola un po' separata del resto. E col tema, voi sentite lì la mia cellula? E stranamente comincia questo che è la parte che è proprio l'amore di Sigmund e Sieglinda. Wagner fa questo per attirarci l'attenzione. Non è riuscito però, perché posso dire che nessuna guida del Ring che io ho mai visto, anche fino ad oggi, menziona questa cosa nel contesto di questa cellula. Perché non hanno visto. Che mi sembra, se voi lo sentite tutti, non credo che possa essere così difficile a riconoscere. Innanzitutto perché Wagner ci attira l'attenzione. Wagner spesso adopera questa tecnica, che vedremo ancora, di citare la forma più motivica, più drammaticamente chiara, questo... voglio trovare... Lei canta lì, che è quella più chiara. Allora, non perché lei parla di Sigmund e Sieglinda, qui magari si potrebbe giustificare. E questo ci già dà un'indicazione di quello che sarà molto comune, innanzitutto in Götterdämmerung, l'ultima, che i motivi vengono usati anche come simboli di loro stessi, non per quello che significa. Non è più in questione che significa che questo motivo significa l'amore, o questo significa la lancia, o questo significa l'anello, ma che si fa capire come la lancia è stata sviluppata o come l'amore tema è stata sviluppata, fa un'apparizione molto chiara per attirarci l'attenzione. Quindi completamente sintetiche, se vogliamo. Non dimentichiamo che Wagner non ha messo queste etichette, sono quelle dopo che l'hanno messo. Quindi loro lo accusano, ma lui non sa più cosa significa questo. Perché mette qui l'amore? Perché qui mette la lancia? Perché qui mette l'anello? Perché qui? Perché non ci sta. Ma ci sta, ma non nel senso, ci sta in un senso poetico o indicativo, non come associazioni A uguale a A. Ok? Prossimo cos'è? Dove siamo?
59, 63. Sì, questo è semplicemente molto bello. E allarga un po' l'associazione generale. Questo Wotan comincia a confessare a Brunhilde. E sentiamo. Era durante questo solo che ha suonato il telefonino a Bayreuth, quella volta quando c'era. E passaggio pianissimo, e ha suonato ben 5 volte. E che era una, a Bayreuth ovviamente non si muove del tutto. E io poi ho chiesto alla ragazza dopo cosa hanno fatto. E ha detto che l'hanno identificato, è stato preso a parte, l'hanno fotografato, gli hanno confiscato i biglietti e è stato bandito a vita da teatro. E quando io ho detto, ma non è un po' severo, ha detto assolutamente no, avremmo voluto metterlo sul muro, insomma. Molto, molto, molto chiaro, insomma, anche solo. E però sembra strano un pochettino, perché lo sentiamo? Perché lo sentiamo? Ma non si può rispondere, non è una domanda a cui si risponde in termini così precisi, però si può dire questo, l'effetto di questo passaggio, di allargare. Abbiamo cominciato con un'associazione di questo tema ormai con l'amore tra Sigmund e Sieglinde, ma qui invece vediamo l'amore tra Wotan e la figlia. Cioè, è che diventa più un motivo generale per l'amore. Non esattamente, ma è un po'. Ok, prossimo, cos'è? 66. Sì, questo abbiamo un altro esempio di come viene trasformato in questo tema di senza di agitazione. Ora ritroviamo i gemelli amanti, in fuga. Lui vuol fermarsi per battersi con suo marito e lei vuole continuare a fuggire. Non resisto alla tentazione di spiegare una cosa del dramma che non si capisce bene perché è stato interpretato male dai vittoriani, da Wolzog nei suoi. Perché lei vuol fuggire e lei è come si dice, è accablé, mi viene in francese, è assolutamente straffata dalla vergogna, dal senso della vergogna. E allora ovviamente vittoriani, ma ovviamente adultera, incestuosa, ma non è per quello che si vergogna perché lei è stata sposata prima e che ha avuto questo rapporto a lungo termine con un marito che detestava. E lui invece è puro, e lei, e questo è esattamente il contrario della società vittoriana. Scusate, un'interruzione, ma vale la pena, insomma. Sente che è un altro nuovo versione di sviluppare questa idea. Prossimo è. Abbiamo 66, sì, abbiamo, benissimo. Nel duetto d'amore abbiamo sentito una cosa che non ha niente a che fare con la cellula, che è il primo esempio. Invece poi in questa scena, quando lei si esausta, sì, e lui è pieno di tenerezza. Come praticamente si impadronisce della cosa. E questo è anche importante per altri motivi, ma insomma questo non. Questo l'ho saltato. Ah, qui abbiamo pagina 68, solo la seconda esempio. Solo il secondo esempio che è importante. Questo abbiamo la fine di una scena e l'inizio di una scena importantissima nel ring. Todesverkündigungsszene, la scena dell'annuncio della morte. Quando Brunhilde arriva
proprio il momento quando comincia l'azione del ring che va verso la fine. Brunhilde è stata mandata a annunciare a Sigmund che deve morire. E lui invece la convince con la sua amore, con la potenza del suo amore per Sieglinde, che preferisce morire, anche che sia ucciso il figlio che sta già in lei, e che lei si ribella contro il padre e lo difende comunque. E questa azione di Brunhilde è l'inizio, cioè proprio il fulcro dell'azione del re, quindi una scena di una grandissima importanza, e comincia così. Una variante. Questo è il motivo dell'amore di Sigmund e Sieglinde, sempre più lento. Questo l'avete sentito moltissimo ieri, nelle norme innanzitutto. Questo motivo che si sente qui per la prima volta nel ring si chiama il motivo del destino, non so perché, lo chiamo anche io il motivo del destino perché è facile dire, ma perché questo abbia a che fare con destino, non, qualcuno ha inventato il nome e così è rimasto. Però si vede che cresce direttamente dalla forma motivica, dalla forma dell'amore di Sigmund Sieglinde della nostra cellula, e poi continuo con anche questo che esce direttamente da quello. Ok, andiamo al prossimo. 71, bene. Sì, ma questo potevo anche fare a meno, ma che bellissimo. Che lui comincia a protestare quando lei dice che tu devi andare a Valhalla, in paradiso, però devi lasciare lei, perché lei non può. E fa... Si vede che comincia a essere sempre più espressivo e più fluido con l'uso di questa cellula. Poi andiamo avanti. Quando lui dice che preferisco morire, sentiamo. Anche l'inizio è importantissimo, ma questo non ne parlo, ma senti, forma molto violente. E poi abbiamo questo passaggio qui, che è seconda parte della pagina 72. Continuo. Senti, non c'è forse, non so se c'è. Non c'è, ma io questa scena conosco a memoria. Il ring conosco a memoria. Questo, a differenza di tutti gli altri opere di Wagner, il ring conosco a memoria. Dunque, abbiamo sentito questa salita che significa qualcosa, ma poi questa è la nostra cellula, e da quello sentiamo che è la versione di quella che abbiamo sentito prima, ma ora è in versione molto melodica, che sembra quasi un lead di Mendelssohn, qualcuno ha detto. E questo diventa sempre più importante in questa scena, ma difatti forse vale la pena parlare di quello che di questa salita. La scala, questa è uno dei grundthemen, uno dei motivi di fondamento nel ring, che rappresenta la lancia di Wotan. Ma è un simbolo, perché la lancia di Wotan è simbolo del potere di Wotan come legge e come suo desiderio di controllare l'universo con la legalità. Quando va su significa che, questo l'ha già stabilito con milioni di esempi molto legati all'azione, quando va su è collegato con problemi o con agitazione di quest'idea. Allora questo, abbiamo già questa associazione. E dopo quando
abbiamo una battaglia tra se questo qui, se la mia cellula rappresenta in modo molto vago l'amore e questa scala rappresenta in modo molto generale la legge, abbiamo un conflitto tra legge e amore. E tutto sommato, se qualcuno mi chiedesse proprio con la pistola a testa qual è l'argomento del ring, dovrei rispondere che la battaglia tra potere e amore. Che per Wagner, almeno quando lui concepì il ring, in un mondo governato da legge, anche quelle più giuste, l'amore non poteva sopravvivere. Ecco. E, perché alla fine le leggi, anche quelle più giuste, finiscono per essere ingiuste. Questo sarebbe... Il ring, c'è una grande evoluzione nell'idea del ring, questa non è l'idea finale del ring, ma certamente è un po' il fondamento del ring. Ok, prossimo cos'è? 77, vero? Sì, la fine della scena, la Todesverkündigungsszene è così. Vi ricordate l'inizio di questa scena? Potrei suonarlo ancora. L'inizio di questa scena era... Faccio veloce. Prima volta che sentiamo questo. E la fine della scena è... Di nuovo abbiamo un esempio di una scena nel ring che comincia e finisce come immagine dello specchio, come la stessa cosa alla rovescia. È una tecnica molto comune e molto importante come forma, perché ci fa sentire l'entità. Non dimentichiamo che Wagner non vuole semplicemente una musica che va sempre avanti, un po' come musica da film, ma vuole una cosa organizzata. E questo problema di come organizzare una cosa fluido, è una cosa fluida, una cosa senza struttura schematica, è proprio la sfida, è una delle maniere di risolvere in tecniche come queste. Ok, dove siamo? 79. Ah sì, questo è interessante perché in tutto il ring c'è una sola citazione di un altro compositore, e Wagner cita Liszt, perché è un po' un omaggio di dovere, e cita la Faust Symphony, l'opera di Liszt. Che è il tema del primo tempo del Faust Symphony, e che l'abbiamo un pochettino un eco di questo qui. Questo è Sieglinde, ancora il secondo atto, che sta avendo un incubo di quando era ragazza e il fratello e il padre erano via, e lei comincia a vedere delle facce nemiche, quelle facce nemiche che le brucia la casa, le prende come prigioniera e le uccide la mamma. Quindi non è una scena molto felice, c'è da di avere, è abbastanza logico avere incubi. Senti, c'è anche do sotto. Quello è il motivo del suo marito che sta arrivando. So. Ok, dove siamo? 86, vero? Vero? Ho saltato tanto. Siamo nel terzo atto. Dopo il secondo, durante il primo e secondo atto di Valkyrie, finché vivono Siegmund e Sieglinde, perché Siegmund muore alla fine del secondo atto, la cellula è l'elemento principale, perché l'amore di Siegmund e Sieglinde è l'amore principale, l'aspetto principale. Ora sarà una transizione, avrà una posizione molto diversa e molto meno centrale, però sarà sempre presente. Ok, qui abbiamo un momento un po' casuale, anche, però anche significativo, perché Wagner vuole che ci ricordiamo, non vuole che dimentichiamo questa cellula, che deve rimanere presente. Wotan è furibondo con Brunhilde, perché
la sua rivolta, cioè che crolla proprio tutto il sistema, anche se lei ha fatto quello che lui voleva fare. Anzi, peggio ancora, niente ci fa così furibondo quando qualcuno fa quello che avremmo voluto fare ma che abbiamo dovuto rinunciare. La cosa è molto feroce, ma sentite. Solo lei conosceva la mia volontà, dice. Poi 88 c'è? Sì. 88 abbiamo, cerca di giustificarsi. Perché ha fatto così? Ha fatto così perché sei stato tu, dice al padre, che mi insegnasti ad amare. L'amore viene da te. Io ho amato Sigmund e l'ho protetto perché tu mi hai imparato ad amare. Quindi sono la rivincita morale, se vogliamo. Questo cominciare lì è impossibile. Insomma. Non è stato fatto per suonare questo problema. Che è proprio nel mezzo di una cosa abbastanza complicata. 89 c'è o non c'è? No, non c'è. E poi abbiamo alla fine della Valchieria abbiamo una conclusione tragica ma anche piena di speranza per il mondo, perché Wotan fa l'addio con la sua figlia che ama. Non è stata una bella giornata per Wotan, ha ucciso suo figlio ben amato e poi deve rinunciare a sua figlia ben amata. Però lui ha già avuto l'idea che il figlio di questo figlio che lei ha protetta, cioè la Sieglinde che Brunhilde ha protetto, che avrà questo figlio, che lui sarà l'eroe che potrà vendicare, salvare il mondo, in poche parole. E questo momento di riconciliazione tra padre e figlia, che stanno per separarsi per sempre, è il climax della Valchieria. Questa è una forma nuova, la lancia, la legge di Wotan. Ora messo nel maggiore e ora interrotta con questo salto. Grande trasformazione, insomma, che se non ve l'avessi detto non avreste sentito. E con interludi, questo è un variante della cellula, perché questo è il momento un momento importantissimo nel ring, perché la lancia sta diventando un motivo di amore, come significato, cioè diciamo una variante del mondo della lancia, il mondo delle scale, sta diventando questo simbolo dell'amore del padre per la figlia, o tra padre e figlia. E quindi lui intremette in modo quasi impercepibile questo elemento della cellula. E questa unione tra la cellula e la lancia è praticamente, uno potrebbe, se ho detto che il ring, l'argomento del ring è la battaglia tra l'amore e la legge, la storia del ring è la battaglia tra elementi del motivo della lancia e motivi di questa cellula, che sarà risolto solo alla fine di Götterdämmerung, o quasi alla fine di Götterdämmerung, nell'ultima scena. Ok, andiamo. Prossimo. 92, l'ho già fatto. 95. Ora siamo nel secondo atto di Siegfried, e Siegfried sta nella foresta solo e
Sonia della sua mamma che è morta e è incantato un pochettino dalla bellezza della foresta. Abbiamo di nuovo questa fraia che avevamo, che qui è un'associazione molto indiretta. Abbiamo sentito questo, che abbiamo sentito molto poco. Siegfried Primiati sente molto molto poco la nostra cellula. Poi se andiamo avanti, 96 c'è, sì c'è. Siegfried sta ascoltando la foresta, sta ascoltando l'uccello che gli canta dall'albero. Sentiamo. Cosa canta quest'albero? Questo uccello? Insomma, non lo capisce ancora perché non ha ancora assaggiato il sangue del drago, però gli canta dall'amore. Dunque, andiamo poi un altro esempio di dove una forma della cellula domina completamente la musica e non è mai stato descritto da nessuno, stranamente. Prima scena del terzo atto di Siegfried. Qui c'è un grande cambio, perché qui abbiamo 11 anni che Wagner lascia il ring. E quando riprende il ring con il terzo atto di Siegfried, è un altro Wagner. Cioè, ovviamente ha composto Tristan, ha composto Maestri Cantori. Le tecniche sono diverse e ci sono molte differenze. Ma una cosa molto generale che posso definire è che il suo rapporto con i motivi, che sono gli stessi, è molto più simbolico, sempre meno preciso, sempre meno A uguale A, è sempre più fluido, sempre più problematico per von Volkshagen. Okay. Peccato che comincio qui, ma va bene. Questa è una mia specialità, questa scena. Quindi sentiamo Yam Bam, che sarà è presente in tutta questa scena, cioè così, in questa forma, per la prima volta questa cellula diventa molto eroico. Non è più tira, e vale la pena anche notare da dove viene da queste scale della lancia, perché lui sta, Wotan sta lì a chiamare Erd dalla terra, cioè lui ha l'incantesimo per farla venire. Che prossimo? 105. Sì. Qui siamo in un altro mondo. Ovviamente voi sentite la nostra cellula. E poi yamba, è molto chiaro. Ma tutta questa confusione, perché cominciano lo stesso. Ah no, questo comincia. Yampa, baram, cambia le note. Pamparara, yampa. Ma questo è il motivo. Anche un altro dei 5 o 6 Grundthemen, come la lancia dell'anello. Questo mondo. Cioè, mentre il mondo della lancia è solido, fermo, tutto sì, è armonicamente completamente senza definizione, passate su questo accordo che è dissonante ma non va a nessun parte. E quindi lui qui crea confusione, vero?
nel ring, quando sentiamo un momento che non sappiamo in che direzione andrà la musica, potrebbe andare alla cellula, invece va all'anello, crea un'unione molto strana, un'unione che anche fa parte delle nostre associazioni. Ok, 109. Questo è un altro. Fa. Basta. E questo è un motivo di Siegfried. Perché questo è uno che si può anche nominare così, perché è abbastanza uno dei pochissimi personaggi che ha un motivo. Forse l'unico, forse. Questo è il motivo di Siegfried, però diventa, è talmente confuso con che anche qui crea una confusione degli elementi. 109? Abbiamo? Ah, ho suonato un altro che non c'era. Ah, ma questo è importante invece. 109 e 110 vanno avanti. Ho aggiunto uno che non c'era, scusate. All'inizio abbiamo il ring, l'anello, il ring, in una forma stranamente allegra, e poi invece finisce, pam, padam, finisce con la cellula, poi abbiamo Siegfried, poi abbiamo la cellula, è una forma assolutamente definitiva, cioè quella proprio dal primo atto della Valchiria, e con parte A e parte B. Non ha niente a che fare con Sigmund Sieglinde ancora. Questo ha a che fare che dice a Erda che Brunhild e Siegfried e il loro amore salveranno, sarà la redenzione del mondo. Non ha ragione, ma lui lo crede in questo momento. Questo è un'estensione dell'idea, ma anche un modo per farci sentire questa versione definitiva, questa, che è un po' artificiale, sintetico, più che artificiale. E questo è un momento di grandissima importanza della Ren, questo passaggio che ho suonato. Prossimo siamo 113. Ah, anche questo. Che suono all'inizio della pagina. Questo è un motivo che abbiamo sentito già in un esempio che ho suonato all'inizio della serata, perché non vi ricorderete. È un motivo importantissimo, perché diventerà quello che sarà l'ultimo motivo che si sentì nel ring, quello che noi da ragazzi chiamavamo tutto il motivo della redenzione, che invece stranamente uno dei pochissimi che Wagner a cui Wagner ha dato un nome in una lettera che è stata pubblicata recentemente, lo chiama semplicemente quel motivo di Brunhilde, quindi associato con Brunhilde, non con ma che diventa, che qui ancora ci sono la, non ho tempo di andare nel dettaglio perché, ma c'è questa che è importantissimo, la discesa del settimo, ma anche il gruppetto. Allora andiamo sempre alla stessa pagina, ma in giù. Siegfried ha scoperto Brunhilde sulla montagna e non sa cosa fare, è tutto agitato. È solo per far vedere che la cellula ha impadronito quest'altro tema. Cioè, lui ha trovato che si può semplicemente fare praticamente un'unione tra i due, anche, che è significativo perché ci rimane in testa. Ok, quello che abbiamo finito con Siegfried.
No, non ancora. 117, Siegfried Brunhilde, che questo. Ecco, qui questo tema, che sarà il tema d'amore più importante tra Siegfried e Brunhilde, questo. Che in pratica è una scala, quindi ha a che fare con la lancia, non con la. Però questa. Già se sentiamo qualcosa che potrebbe farci pensare alla nostra cellula. Se andiamo avanti, cosa abbiamo prossimo? Spero che ce l'ho. Sì, ecco, per esempio, qui 119. Quello sì, invece. E poi qui, e questo è il climax, poi il momento cruciale della scena tra, perché non so se è un momento per la storia, Siegfried arriva e è subito innamorato, ma lei ancora è dea, non è più dea, ma per lei è ancora dea, allora resiste e resiste, e ad un certo punto non esiste più. E il momento esatto quando lei capisce che non resisterà più è questo, secondo esempio su questa pagina 119. Anziché fare, che ha sempre fatto, fa. Questa è la nostra cellula, è proprio definitivissima. Ok, andiamo. Ora siamo a Götterdämmerung. In Götterdämmerung è tutto molto diverso. Innanzitutto due primi atti, perché due primi atti di Götterdämmerung, tutta l'azione è basata su bugie e su cose che non sono quello che sembrano di essere. Difatti è una musica dominata da un altro dei Grundthemen del Ring, che forse è meglio non cominciare a parlarne, però che è il mondo della magia, ma delle trasformazioni, e poi diventa tutto molto complicato e molto indiretto. Non esisto di suonare un solo esempio, per esempio sentiamo, sapete che non l'ho suonato ancora, ma un motivo molto importante del Ring, lasciamolo così, anche se, sì, allora sentiamo, dunque noi sentiamo ancora abbastanza come forma. Ma è completamente infettato da questo motivo e anche che è un sviluppo che hanno a che fare con la magia e con la trasformazione. Non magia piuttosto nera, insomma. E questo è molto tipico di cui troviamo un uso molto estremo. Il collegamento ha a che fare completamente in un contesto simbolico. Non è una cosa, non si può analizzare e dire a questo si sente il motivo della pozione magica che fa che Siegfried dimentichi Brunhilde, che è questo, non ha niente che fare, proprio niente che fare, però ha tutto a che fare con l'idea che tutto qui è contorto, è cambiato, è trasformato, è diverso e non è come sembra, e quindi diventa molto simbolico. Ok, dove siamo? 132, è vero? Sì. Questo peccato. Posso solo dire che la scena d'amore sta cadendo a pezzi la mia povera tesi. La scena d'amore, primo atto di Götterdämmerung, come tante altre scene, comincia e finisce con la stessa cosa, anche questa, e c'è la cellula dentro. Abbiamo invece solo la fine, ma che ho eliminato prima. Dobbiamo andare avanti alla fine. Um,
questo è un motivo che non abbiamo sentito ancora, ma è molto famoso, è che lui in sé non contiene la cellula, ma lo fa fare. Sì, che lo infetta, sì, è contagiato. Ok, prossimo cos'è? 135. Sì, questo sarebbe proprio la fine della scena. È una forma molto cambiata, però. Della, sì. Ok. Poi abbiamo una cosa che sarà forse un pochettino difficile per voi di accettare, ma speriamo. Ok, qui abbiamo un tema nuovo. Situazione. Gutruna, un personaggio nuovo che non descrivo, porta a Siegfried da bere. Questo vi ricorda qualcosa? Sieglind, quando trova Sigmund, quando sentiamo per la prima volta, primissima volta, il motivo d'amore, quello, gli porta da bere. Gutrun gli porta da bere una pozione magica che lo farà dimenticare Brunhild, ma questo è un altro discorso. Sentiamo. Vorrei proporre una cosa, allora, questo tema in due parti, prima parte, poi seconda parte, non è. Non è la stessa cosa, ma è identicamente, cioè è in tre, in lunghezza delle frasi, la prima parte è diatonico, seconda parte è cromatico, e si sente esattamente nella stessa situazione, una situazione però completamente diversa. L'altro è la nascita di un amore innocente e meraviglioso, innocente anche se adultero e incestuoso. Invece questo qui è un amore falso, falso perché basato su un veleno. Però questo è il mondo di Götterdämmerung. In Götterdämmerung abbiamo queste sostituzioni metaforiche e questo motivo diventa un po' il sostituto per la nostra cellula, anche per il tema d'amore. Dove siamo? 146. Ci sono tantissimi esempi di questo tipo di tecnica in Götterdämmerung. Prossimo che faccio sentire? Ah. La cellula. Sono molti elementi molto interessanti, anche questo che mi fa pensare all'originale che abbiamo sentito con Fry insieme con la cellula. Qui abbiamo che sarebbe la cellula un pochettino di variante. Questo è la maledizione di Alberich, insomma, che non abbiamo sentito mai insieme con la, non è un insieme che vogliamo sentire, insomma, ma sentiamo. E tutto insieme col contesto di un variante del tema di Brunhilde. Questo è il tema di Brunhilde in Götterdämmerung, che sarebbe molto meglio non pensarlo così, ma lo pensiamo tutti così. È un'altra cosa anche, ma questo preferisco non. Ok, prossimo cos'è? 154. Qui ho eliminato moltissimo perché diventa molto, molto difficile. Ah. Qui abbiamo un motivo nuovo, infatti. Non ci sono molti nuovi, questo è il secondo atto di Götterdämmerung. Alberich, che ha un'apparizione a suo figlio, non si capisce bene se è un sogno o veramente lo visita in sonno, una cosa, ma lo spinge all'assassinio di
Siegfried, di assassinare Siegfried. È un po' la cellula, è che questo, tutto questo atto avrà, questo, perché è dominato dal complotto di assassinare Siegfried. E Wagner però non ce lo fa sentire subito, questa Wagner adora farci sentire milioni di volte una cosa che noi forse non possiamo capire, percepiamo a qualche livello, e poi in un certo momento fa la rivelazione di come, di qual è il vero legame. E allora capiamo. Questa è una tecnica comunissima nel ring. Prossimo cos'era? 600, scusate, 160. Ho quasi finito. Ah, allora abbiamo... C'è un altro motivo che non ho suonato per voi, non saprei dire esattamente cosa significa, ma certamente è molto malvagio, che sentiamo all'inizio di questo passaggio. Cellula, ma qui sostituisce alla fine di questo, che non è la cellula, cioè sono intervalli, sono diversi, però lo diventa in un certo modo, perché Wagner sostituisce diventa come una sostituzione. Non so se ho dato un esempio perfetto di quello, no. Ok. 172. Quello avrei dovuto fare. Se voi sentite, questo non c'è l'esempio. Se voi sentire come, allora vi ricordate che questo è come parallele del motivo d'amore in Valchiria. Allora, sentiamo, questo è un esempio che viene dalla fine del secondo atto, quando c'è tutto misto, questo personaggio Gutrun con il complotto contro Siegfried, insomma, è un'atmosfera un po' terribile, perché c'è il matrimonio che sta coperto di fiori, tutti che sono potati, e c'è accanto questo complotto. Quello è molto simile all'opera italiana, se vogliamo, in un certo senso. Per quello che l'ho eliminato. Come fa? Questo diventa sostituto da sostituto, ok? È il sostituto per il tema d'amore. E qui fa... questo... che non so cosa sia, ma è molto malvagio, e quindi diventa tutto completamente confuso, che non si può più identificare gli elementi individuali. Ok, ho finito quasi. 172. Sì, siamo alla fine. Solamente nel terzo atto di Gutrun Amrun, l'ultimo atto del ring, le prime scene non sentiamo la cellula, assolutamente non sentiamo. Sentiamo solo nell'ultima scena. L'ultima scena con Gutrun Amrun e Brunhilde sola, cioè non è sola, ma ci sono solo gli uomini, i vassali. Vassali, come si dice? Vassali? I serfi, vassali. Non esiste in italiano, ma si dice. Sì, è che è la scena dell'immolazione, quando lei... È una scena diversa di tutto il resto del ring. Difatti, faccio una bella conferenza su quella scena. Un giorno, forse. Ok. La parte quando Siegfried è morto, che sta davanti a Brunhild, e lei evoca lui, insomma. E tutta questa parte è basata su
questa idea che lui ha introdotto nel terzo atto di Siegfried, l'unione tra, che sarebbe loro motivo di amore, e la mia cellula, diciamo, e che sentiamo. Pilara, che è di cellula. Li ha completamente confusi, insomma, non si può neanche più separare i due elementi. Sono, e poi l'ultima volta che sentiamo la cellula nel ring è proprio alla fine di questa parte che sentiamo, questo è l'ultimo esempio. Sarà più facile se comincio solo alla fine dell'esempio. Sì. Lei dice di Troiste Liebe, l'amore più fedele, quindi l'associazione, non ho finito con la musica ma non ho completamente finito, il legame con la musica, con l'amore è certo, però è forse è difficile chiamarlo un motivo di amore, perché per esempio, allora perché nella scena con Wotan e Erd, perché insomma, non io preferisco, è più giusto e più più fedele anche a Wagner parlare delle associazioni che contiene che evoca senza cercare di avere un nome così, anche se spesso ormai diventa chiamata un po' per la mia tesi, diventa chiamata da molti wagneriani ora the love cell, ma anche perché è un elemento musicale che Wagner usa in tutte le sue opere, anche quelle giovanili, è quasi sempre con un'associazione con l'amore. Per finire l'idea, insomma, allora tutto questo cosa ci dice innanzitutto della struttura del ring? Innanzitutto Wagner nel ring cerca di creare un mondo dove il tempo è sempre multidimensionale, dove abbiamo questo senso del presente, ma un presente sempre condizionato da una infinità di passati e che promette un'infinità di future. E questo ragnatelo infinito. E anche se le descrizioni migliori del ring sono di Proust e di Thomas Mann, e Proust ovviamente con l'idea del tempo, eccetera, eccetera, per lui è anche molto centrale, ma stranamente come struttura la cosa più vicina al ring, secondo me, è Finnegan's Wake di James Joyce. E riferisce spesso Joyce anche nel testo di Finnegan's Wake, che purtroppo non è tradotto perché non si capisce neanche in inglese, quindi un capitolo è tradotto in italiano, ma perché in Finnegan's Wake c'è un momento quando un personaggio chiede a un altro quello che sarebbe una definizione di Finnegan's Wake del libro, e la risposta in inglese è kaleidoscope. Che è un gioco di parole sulla parola kaleidoscopio, come si dice? Sì, quella cosa che gira sempre. Che lui dice collide è collisione, e scappare, scappamento è collisione, cioè un gioco di parole tra i confronti. Ma è questa l'idea, innanzitutto, questo senso di una cosa in continuo movimento, che ha fermato un attimo e si vedono, si chiariscono certe forme, certi aspetti precisi, però sono in cambio completo, e che siamo noi un po' artificialmente, anche per questo che per definire la forma del ring è un po' come la cipolla che ha sempre un strato in più, che non si arriva mai, e difatti la frustrazione di quelli innanzitutto, un certo tipo di musicologi che vorrebbero avere una cosa schematica chiusa e non si arriva. Nel Tristano, nel Goethe d'Ambron, nel Parsifal è molto più facile, perché sono sinfoniche, in un certo senso definite come grandi sinfonie musicali, quasi basta, insomma, si potrebbe quasi eliminare tutto l'aspetto drammatico e quasi funzionano come sinfonie. Ma il ring no, per tanti motivi, innanzitutto perché è così lungo, così complesso, e il tempo ha un ruolo talmente importante. Quindi più che altro direi che la funzione del motivo e la funzione anche della mia cellula è di creare questo ragnatelo enorme nel tempo di idee, di ricordi, di presentimenti, di tutto che diventa questa, e che prende in ogni secondo, volendo, si può fermare e creare
una bellissima forma, ma è una forma che sta sempre in continua evoluzione. E per quello il Ring è un'opera straordinariamente moderna, cioè che appartiene molto più alla seconda parte del Novecento che al mezzo dell'Ottocento. Ok, basta, grazie. Da questo fiume di parole c'è qualcuno che vorrebbe fare un commento o una domanda? Sì? Cominciamo. Sì, dimmi. Oh. Sì, Corrada vorrebbe. Allora, proprio un commento che deriva dalla lezione di stasera. Non avevo mai fatto questo collegamento, ringrazio Jeffrey per avermelo fatto fare con questa lezione. Penso che veramente anche dal punto di vista della critica marxista più ortodossa, cioè quella di Lukács del rispecchiamento, Wagner veramente è progressista con il Ring, perché alla fine dei conti lui ci dà una immagine di quella libertà assoluta dell'artista, che è quello che noi anche nella società migliore, più regolata, insomma nel modo che condividiamo maggiormente, vogliamo che l'artista faccia. E il paragone che mi viene in mente è quel film di Almodóvar, Habla con ella, dove c'è questo gesto, che è un gesto di amore, ma è al di fuori di regole giuste che tutti noi nella vita di tutti i giorni riconosceremmo come giuste, non ci sogneremmo di mettere in discussione, ma nello stesso tempo ci pone il problema, perché noi vorremmo trovare un luogo per questo amore assoluto di Benigno con la ragazza, insomma. Che, poi, non conosci questo film, è un ingegnere che ignorante. Vabbè, insomma, per dire, comunque è una forma di amore, ecco, assolutamente trasgressiva, sì. Quanto sì, può essere l'incesto. Sì, posso, sì, rispondo in fretta, così per finire. Poi anche invece, la domanda è questa, ah. Il saggio di Adorno, Wagner-Mahler, Wagner, la reazione Mahler della rivoluzione. Ma, Adorno si sbaglia in tutto quello che scrive su Wagner. E ha interpretato Wagner, secondo me, assolutamente nel modo sbagliato, anche se lui ci rivela qualche volta delle cose importanti. Io cito abbastanza spesso Adorno nella mia tesi, però non sono assolutamente. Il problema di Adorno è che ha vissuto i tempi nazisti, che lui dimentica che Wagner morì 50 anni prima della presa di potere di Hitler, e che Wagner, certi saggi di Wagner non è dobbiamo prendere Wagner dalle opere d'arte, dobbiamo giudicare Wagner. E chi è una mia risposta anche sarebbe: le persone che vogliono lasciare o abbandonare Wagner perché Hitler lo amava, hanno dato la vittoria a Hitler. Cioè, Hitler ha vinto, così. Se io, anche ebreo di più, se io non posso apprezzare e amare Wagner perché Hitler lo amava, allora Hitler ha vinto. Ma io non voglio dargli nessuna vittoria. Cioè, quindi io adoro Wagner e basta. E apprezzo, per me l'unico elemento di Wagner che qualche volta, a parte di persona, era detestabile, ma questo insomma è una. Questo non, lui è morto, è la sua arte che vive. Parsifal ha certi elementi che mi danno un po' fastidio, anche se Parsifal era bandito dai nazisti, cioè non è certamente una cosa che bisogna dire di Wagner: non è per niente fascista. Ogni singola opera di Wagner finisce innanzitutto con la rinuncia e con la sconfitta totale della forza, della virilità, tutte le cose che i fascisti volevano esultare, sì, glorificare, e tutto, anzi, e Parsifal in modo particolare, perché glorifica solo la rinuncia e la compassione. Rinuncia e compassione non sono idee molto compatibili con il nazismo, con il fascismo alla fine.
No, era nazionalista, ma erano tutti nazionalisti nell'Ottocento. Era antisemita e ahimè quasi anche questo si può dire nell'Ottocento. La differenza tra lui e uno come Dostoevsky o come Chopin o come Tchaikovsky è che loro hanno avuto il buon senso di non scrivere saggi. E poi hanno avuto la fortuna di non essere stati i compositori favoriti di Hitler. Anche se la nipote di Wagner, quello che si separò dalla famiglia, si staccò anche rischiandosi proprio la vita, la Friedland, per scappare, andare in America durante la guerra e fare propaganda contro Hitler. Si ricordava benissimo di Hitler, diceva che lui andava all'opera e dopo 10 minuti doveva sempre comunque partire per motivi di Stato, che secondo lei non ha mai sentito più di... Lui amava l'idea di Wagner, credo. Sì. C'è un'altra domanda o abbiamo finito? Sì? Sì? Posso fare intanto una domanda a voi? È stato troppo complicato, troppo difficile stasera? È stato più difficile di tutti gli altri. Ma non ho chiesto questo, è stato troppo difficile, troppo complicato. Lei dice di sì, vero? Maestro. Ma questo non è colpa mia. Com'è? Ah, Verdi adorava Wagner, ma Wagner probabilmente non conosceva Verdi. Ma dobbiamo tenere presente una cosa, che Verdi è morto ad 88 anni e lui ha scoperto Wagner a 75-76. Wagner è morto a 69 anni. I compositori, quando sono ancora attivi, normalmente non hanno interesse, non hanno tempo con altri compositori. Cioè, normalmente nella vita degli artisti ci sono due momenti quando si interessano molto gli altri artisti, la gioventù e la vecchiaia. La gioventù è importante perché sono le influenze, la vecchiaia perché c'è tempo di riflettere e di valutare. Ma Wagner non ha avuto una vecchiaia, cioè, e quindi non avrebbe avuto, e probabilmente comunque con Verdi avrebbe avuto troppi pregiudizi, avrebbe potuto solo vedere Verdi come compositore di opere che lui aveva respinto, anche se, e non avrebbe potuto vedere tutte le glorie che ci sono. Verdi invece ha vissuto a lungo abbastanza per poter vedere invece... Sì. Lo considerava in un certo senso il nemico quando imitato dagli altri italiani, ma ha detto per esempio che secondo altri di Tristano è il più perfetto nella storia dell'opera. Quindi, sì, scusi. Beh, quello che lei ha detto ora su Wagner, sul tempo in Wagner, si può dire che sia un compendio della filosofia che lo ispira, quello sul tempo, che per cui il passato e il futuro si fondono nel presente. Uh-huh. E Wagner è vissuto solo nel presente, lasciando il passato e il futuro che non ha avuto. Però io volevo fare le sue conferenze, purtroppo sono dei veri e propri vasi di Pandora, si scoperchiano e scappano tutti gli spiritelli da tutte le parti. Ma sa che invece le mie conferenze potete trovarle tutte sul computer, sullo streaming, ho tanti amici che li seguono. Ma non so stai, l'anno scorso non sono stato. Ah sì? Ho degli amici che lo fanno. Io sarei contentissimo se si potesse imbozzare una serie di seminari su queste cose che scrivono, perché Wagner ha presente una problematica estesissima. Tutti i rapporti di Wagner con vari aspetti, allora l'evoluzione dell'opera, da quella che chiamiamo comunemente italiana a quella tedesca romantica di Wagner e tutti i testi. Questo è appena sfiorato, non abbiamo toccato nemmeno i rapporti con Ludwig, con il re di Baviera, non abbiamo il tempo di poter fare queste cose, questo andrebbe fatto veramente in una serie. Ci sono milioni di cose. Di sviluppo. Io però, tutti i fatti e i dettagli della vita e della biografia dei compositori, e questa è una cosa che ho ribadito varie volte durante le conferenze di tutti gli anni, è un elemento che io cerco di scappare. E anche se ci sono io per esempio cerco di non leggere biografie di Wagner, e di quasi di Mahler leggo biografie, ma di quasi nessuno, strano, molto strano. E sa perché? C'è un motivo molto preciso perché. Perché io vorrei sapere cosa Wagner ha letto, vorrei sapere cosa Wagner ha scritto, vorrei sapere cosa Wagner ha sentito, vorrei sapere cosa Wagner ha ascoltato, vorrei sapere chi Wagner ascoltava, eccetera, eccetera. Ma sapere cosa ha fatto mi può ingannare, mi può confondere, perché i fatti,
oggigiorno c'è la tendenza di interpretare le opere di grandi artisti dalla loro vita sessuale, innanzitutto. Cioè, io la chiave di lettura di un autore o di un compositore o di un pittore è la sua vita sessuale, o almeno comunque la sua vita quotidiana. Trovo, guarda, che ci sono milioni di esempi che questo è un inganno. Per esempio, do uno solo. Noi tutti a scuola abbiamo imparato che Tchaikovsky disperato, e che noi vediamo la disperazione di Tchaikovsky nella Patetica, che è un pezzo veramente disperato, che poi in piena epidemia di colera a San Pietroburgo si suicidò bevendo apposta, proprio come forma di disperazione totale, proprio una morte, e poi morire di colera deve essere veramente tremendo. Ma è molto romantico, ma non è assolutamente vero, perché sì, è vero che lui alla fine della sua vita ha scritto Patetica, ha anche scritto Scaccianoci. Scaccianoci è uno dei pezzi più giulivi, felici. E che il fatto che lui è morto di colera non perché suicidario, ma perché era notoriamente distratto e che lui ha bevuto acqua senza pensare. E questo è molto meno romantico, molto meno da film, però è anche molto umano. E quindi, mentre è certamente vero che la persona capace di scrivere la Patetica di Tchaikovsky è una persona capace di grandi abissi nella vita personale, questo sicuro, ma la vita personale di una persona è una cosa molto complessa che non si può identificare giorno per giorno. Cioè, il rapporto tra Wagner e Ludovico di Baviera è molto interessante anche per motivi di storia, cioè concreta, perché senza di cui non ci sarebbe Bayreuth, per esempio, non ci sarebbe stato tante cose, forse Wagner non avrebbe mai avuto la possibilità di tornare a finire il Re, come facciamo a sapere. Ma capire bene la psicosessualità di questo rapporto, che ovviamente Ludovico era innamorato di Wagner, e Wagner sfruttava, come sfruttava quasi sempre tutti, sfruttava questo amore, lasciandolo sempre a grande spazio, così per non dover affrontarlo in modo più diretto. Ma insomma, alla fine diventa qualche volta un, non dico un inganno, ma una complicazione inutile, che cioè non mi avanza. Anche se Wagner avesse avuto un rapporto sessuale con Ludovico, che escludo completamente, non avrebbe cambiato niente. Cioè, per lui forse sì, o per Cosima certamente, ma... Maestro, la differenza tra storia e rotocalco, siamo d'accordo su questo, è vero. Sì. Le volevo dire una cosa. Domani ricorre l'anniversario del 60° anniversario della morte di Prokofiev. Ah sì, non sapevo. Io pensavo che Prokofiev morisse il giorno della morte di Stalin. Io volevo dire perché Prokofiev rappresenta un momento di rottura nell'ambito della tradizione musicale russa. E si può ben definire il cantore dell'anima slava, perché lui è stato uno di quelli che più l'ha portato. Se avessi sotto mano suonerei un bis di Prokofiev, purtroppo non ce l'ho sotto mano. E invece, per me la morte di Prokofiev mi fa solo pensare che Prokofiev, che così stupidamente, anche perché amava la sua patria, torna in Russia sovietica pensando che lui, essendo chi è, sarebbe stato capace di partire quando voleva, invece non è stato così. Lui ha sofferto tantissimo sotto Stalin e poverino muore lo stesso giorno. Cioè non ha visto neanche un solo giorno senza Stalin. È strano, proprio il momento in cui sarebbe dovuto rinascere. Sì, giusto, giusto. Ma domani ci dà un bis su Prokofiev? No, non ce l'ho sotto mano. Domani vi darò un bis di Beethoven invece. Altro? O non c'è? Sì, c'è uno. Sì, c'è uno. Sì, sì. All'inizio della lezione ha parlato brevemente, diciamo, della fortuna di Wagner, diciamo in altri ambiti, se vogliamo, artistici. Mm-hmm. Brevemente ha parlato di filosofi e di scrittori, toccando perfino D'Annunzio. Mi era venuta in mente questa domanda. Pensavo, che ne so, al clima di fine 800, inizio 900, viennese, diciamo di questa grande moda della mitologia, che appunto simbolismo, influenze psicoanalitiche varie, ovviamente c'è anche Freud, che quindi Freud è stato influenzato da Wagner, infatti, ecco, quindi mi chiedevo se questo clima generale, no, di fine belle epoche poteva avere
qualcosa a che fare anche, diciamo, con l'immagine di Wagner. È difficile qualche volta dimostrare come Secessione e Wagner abbiano in comune, però tutti quanti delle Secessioni erano wagneriani. Quindi, perché era ormai una cosa in aria. Se pensiamo che Alban Berg e Webern andarono a Venezia e hanno baciato ogni singolo gradino del palazzo dove Wagner morì, eccetera. Facevano cose di una stravaganza che oggi non... E infatti no, l'associazione di idee che mi era venuta, cioè si giustifica in questo modo, no? Mi era venuto in mente, no, che in una delle opere di Klimt, no, è il ciclo di Beethoven, no? Sì. Quindi ecco, da questa associazione di idee mi era arrivato a Wagner, che abbiamo parlato nell'importanza di Beethoven, quindi l'arte figurativa in ambito, diciamo, tedesco, significativamente c'è, cioè, questo andando a Beethoven, che, come l'altro giorno, è, diciamo, il padre della musica, se non altro tedesca, infatti. No, è di Wagner sicuramente, sì. Beh, sì. Sì, sì, sì. No, questo è assolutamente vero. È che c'è una lettera di Klimt congratulandosi di Mahler dopo una recita di Tristan, per esempio, che dimostra pienamente la passione di Klimt per Mahler, per Wagner. Se c'è questa... Scusi, devi... Per lo streaming. Grazie. Se c'è questa divergenza tra gli ideali di Wagner e gli ideali del nazismo, perché il nazismo ha tentato di appropriarsi della musica? Questa è un'ottima domanda. Di Wagner. È una doppia domanda, una doppia risposta. Forse la forza espressiva, no. La densità della musica. No. Se mi fa la domanda, mi fa anche rispondere. Prima di tutto, i nazisti in genere detestavano Wagner e non approvavano Wagner. E avrebbero eliminato Wagner, difatti hanno eliminato Parsifal, ma avrebbero eliminato Rosenberg, che era il grande teorista del partito nazista, aveva assolutamente escluso Wagner, perché pessimista, perché, insomma, per tanti motivi, troppo sensuale, che non incoraggia all'azione, alla virilità, alla positivismo, allo spirito positivo, eccetera, eccetera. No, Hitler amava Wagner, Hitler, non i nazisti, Hitler. Di persone. Hitler trascinava tutti quanti a sentire le opere di Wagner, e che ci sono esempi di persone che letteralmente sono caduti dal balcone, i balconi non sono alti a Bayreuth per fortuna, perché si erano addormentati. Però c'è una parte della sua domanda che è giustissima e che vale la pena essere chiarito. Quando la figlia, cioè la Bru, come si dice in italiano, la nuora di Wagner, che era la Friedland, si innamorò di Hitler quando era in carcere nel 23 e gli portò la carta su cui scrisse Mein Kampf. I nazisti intorno a Hitler trovarono un'occasione unica, un'occasione, un miracolo per i nazisti, perché la famiglia Wagner rappresentava tutto quello che c'è di aristocrazia nel mondo tedesco. Cioè, non avevano più re o altro, ma avevano la famiglia Wagner, avevano Bayreuth, che sembrava il più alto. Difatti, come chiamavano tutti? La cosima di Alte Dame, la signora alta, cioè l'altezza, l'aristocrazia nel senso più importante della parola. E il problema che i nazisti all'inizio avevano, che erano tutti considerati, e assolutamente giustamente, come dei boboni della strada, dei ruffiani, di gente completamente senza cultura, senza educazione, senza buone maniere. Friedman diceva che Hitler continuava a scorreggiare ovunque, insomma, che mangiava con i gomiti sul tavolo, che tutti quanti erano disgustosissimi, però... Essere alleati con la famiglia Wagner avrebbe salvato tutto. Difatti ha dato a loro proprio un miniera d'oro, un'occasione unica di avere classe, altezza, importanza. E che è stato, cioè, i Wagner sono responsabili per la presa di potere di Hitler. Questo sì, ma non ha niente a che fare con l'opera di Wagner. Ha il fatto di questo incidente
che povera Friedland, sposata a 16 anni con un omosessuale, che è stato praticamente costruito un po' come il povero cavallo di fa figli, ha fatto 4 figli in 5 anni per garantire la successione della famiglia, e come tantissime altre donne della Germania si è innamorata, proprio fisicamente innamorata di Hitler. Non per la politica, non per altro, semplicemente innamorata. E questo per loro è stato un miniere d'oro. Ma non ha niente a che fare con Wagner come compositore, come le sue opere d'arte, ma come la posizione sociale della sua famiglia. Ok? Finito? Grazie. Oh, no, c'è ancora uno? Aspetta. No, no, fai subito, così finiamo. Ha parlato all'inizio della conferenza di influenze, ha parlato anche del mondo tedesco. Quanto Mahler deve a Wagner per l'espressione musicale della sua interiorità? E domanda forse più utile, ascolteremo Mahler nelle prossime stagioni? Per rispondere alla domanda, se io che adoro Mahler, che è una mia passione personale, purtroppo sa che non è facile, perché a parte i leader, le sinfonie sono, a meno che, purtroppo non credo, anche se saremo anche un po' in epoca, perché, però a meno sì, ma non credo, non lo so, ma non credo. L'influenza di Wagner su Mahler, da ragazzo, non so se conosce Das Klagenlied, la prima composizione di Mahler, che poi lui ha ripudiato un pochettino, quello è wagneriano al massimo, ci sono citazioni di Goethe, Dameron, per esempio, ma Wagner è certamente un'influenza importante su Mahler, l'orchestrazione, forse nel modo più preciso, e Mahler era un grandissimo direttore wagneriano. Ma direi che altre influenze sono più importanti. Non considero Mahler stranamente come un compositore particolarmente wagneriano. Prima di tutto, per tanti, questo meglio non entrare nei particolari, ma o meglio, influenze come Schubert sono più importanti. Lo stesso Brahms forse è più importante. Bruckner, solo fino a un punto molto relativo. Bruckner, per esempio, adorava Wagner, adorava quasi in modo umiliante, però anche Mahler, insomma, non l'ha mai conosciuto. Mahler, il sogno della sua vita sarebbe stato di dirigere a Bayreuth, e non è mai stato invitato perché è ebreo, e pensava che essendosi convertito che l'avrebbero invitato, ma l'hanno fatto comunque. Ma Bruckner anche non è un compositore molto wagneriano. Ci sono certi elementi, innanzitutto un po' l'amplezza, eccetera, eccetera, ma lì neanche l'orchestrazione. L'orchestrazione di Bruckner è completamente diversa. Mahler certamente ha elementi wagneriani, ma a parte Brahms e forse Verdi, tutti quanti hanno qualcosa, ma non in modo particolare. Cioè, certamente molto meno di Schoenberg, per esempio. Schoenberg, un'opera come Verklärte Nacht, è pienamente wagneriano. Anche Girlleader è pienamente wagneriano. E poi anche dopo ci sono elementi anche nel Schoenberg dodecafonico, ma Mahler di meno. Finito? Buonanotte, a domani.